Boom! Boom, baby! Quello che avete appena visto, se ci state guardando su Facebook, se ci state solo ascoltando, no, non avete sentito un blocco di silenzio o della musica a caso che andava. Vero. Ma se ci state guardando in diretta su Facebook, avete visto prima l'avviso che il 14 ottobre siamo live a Torino. Al Filtri Festival. Se volete sapere di più sul Filtri Festival, filtri.xyz. Non è un festival per fumatori? Il Filtri Festival, ma oddio, non si può mai sapere. Vero, potrebbe. E subito dopo avete. Era un po' che non facevi partire un video. Grazie, Rob. Hai avuto 18 minuti in cui andava un c'è video. In silenzio. Adesso devo condividere, no? Giusto, giusto. La seconda chicca che avete visto invece è un video in 8 bit alla cui fine c'è scritto Fumble GDR presenta dal 24 ottobre. Sì, Side Quest. Perché non ci bastava erogare 2 ore e mezza alla settimana di contenuti, vogliamo erogare 5 ore alla settimana di contenuti. Yeah. Sarebbe poco. Ci piace erogare. Bene sì. Ebbene sì, io... Erogami tutto. Era metallo. Sì che è metallo, l'ho fatto apposta. Visto che ci stiamo espandendo come la petecchia. La petecchia. Quello che succede è che dal 24 io ospito il primo spin-off ufficiale di Fumble. Yay! E che cos'è Fumble? Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo in Italia, quindi SideQuest sarà il primo spin-off del primo podcast di giochi di ruolo in Italia. L'idea del lancio era quella. Ci trovate su famogdr.it e su QWERTY.it. Io vorrei fare anche un avviso, perché so che avevo detto a settembre faremo una cosa bellissima su Fumble, ma poi tra SideQuest e Filtri Festival ce l'abbiamo fatta a finire il sito di Fumble. Non è stato dimenticato, è lì pronto a essere finito, è già oltre la metà di realizzazione, ma le ore in una giornata sono solo 24, i giorni in una settimana sono solo 7. Se mi pagate per stare a casa e non fare un cazzo, io sistemo il sito di fan. Anche perché quello che è successo è che io ho trovato 3 speaker, mentre tutto il coso fighissimo che avete visto e tutto il resto non è assolutamente niente che c'entri con il mio lavoro. Ha fatto tutto Claudio, come al solito. Quindi, dato che Claudio stava facendo il video di SideQuest, non ha fatto il sito. Poretto lui. Ma arriverà, giuro che appena posso lo sistemerò.
Giuro. Nel frattempo che voi decidete come avanzare, vi lamentate che avete comprato troppi talenti, lui, cazzi vostri. Cioè, io ho i talenti base, non c'ho un cazzo d'altro. Ti vuoi i miei? Posso regalargli i tuoi miei? No, adesso te li tieni. Hai voluto fare le cose senza sapere niente del gioco, te li tieni. Tu ci hai detto, non leggete il manuale, che facciamo tutto sorpresa, ci divertiamo di più, non è vero. No, non è vero. Però per un attimo qualcuno di voi ci ha creduto. Beh, anzi, mi ha mandato 2 mesi prima anche il riassunto delle regole, pur di... Non sapevamo però che i talenti potessi usarli solo 2 alla volta. Se no, neanche tu l'hai letto. Sì, io l'ho letto, poi me lo sono dimenticato perché avevo 2 altri milioni di cose da fare. Anche io. No, comunque Roberto c'è uno spirito di convincimento incredibile. Mentre stava dicendo questa cosa, la mia testa diceva: ma mi sembrava che fosse andata diversamente. Perché ma non avevo, ero convinto di bestia. Non lo conosci da abbastanza tempo. Poi il tuo cervello. Lui... Non hai fatto gli anticorpi. Perché lui applica la tecnica, no? Tu devi essere convinto di quello che stai dicendo, qualsiasi cosa sia, anche se una stronzata. Perché così sembri credibile. Noi abbiamo avuto fior di presidenti del consiglio che hanno applicato questa tecnica. Roberto De Luca in politica. Esatto. Presidente! Comunque sì, Luca, hai permesso esplicito di augurarci buona serata. Ah sì, hai permesso esplicito di supplementare la bontà della nostra serata. Ecco, se volete supplementare anche il mio avanzamento. Nel frattempo c'è anche una domanda per il DM risponde. Terrore. Che bello. Ci chiedono se qualcuno di noi ha giocato a Lamentations of the Flame Princess e se caso che cosa ne pensiamo. Se non ci avete mai giocato e non sapete nemmeno cosa sia... Lamentations of the Flame Princess è un retroclone di Weird Fantasy di Dungeons and Dragons. È molto crudele, in cui le protagoniste sono donne. No, mai neanche sentito nominare. In effetti non l'ho mai giocato. Ci sono un sacco di cose interessanti per Lamentations of the Flame Princess, ma è diventato famoso proprio perché è molto weird fantasy. Ci sono tentacoli, dildo e cose del genere. E una violenza smodata. No, è hentai fantasy, non weird fantasy. No, weird fantasy. E una violenza smodata nei confronti delle povere donne. Non ho mai avuto il piacere o la croce di giocarci. So che hanno regalato delle cose per il Free RPG Day, per cui si trovano delle cose anche gratuite di Lamentations. L'FRP. Dipende tutto se ci è o ci fa. L'FRP. Esatto. Perché se ci è, cioè scusa, volevo dire se ci fa, cioè, è meraviglioso. No, se ci fa e lo è con la giusta dose di, come si dice, ironia, potrebbe starci benissimo. Non so se essere incuriosito o spaventato. Entrambi. Perché già di solito quando dice una ragazza, sai cosa, io gioco di ruolo, se poi gli dici io gioco di ruolo... È un gioco di donne con dildo e tentacoli. Esatto, una volta, l'altra sera, ti spiego, aspetta, no, non è così male. Tipo l'altra sera interpretavo questa persona che stava ricevendo bucacche da un'orda di nani. Secondo me non... Potrebbe non essere la tattica migliore, però insomma... Ma questo non ci fermerà, se vale la pena giocarlo non ci fermerà. Se però è una ragazza che gioca di ruolo ed è nelle cose un po' kinky, dire che giochi la mente. Ah, sì, senza dubbio. È vero. Aiuto, è una cosa fantastica. Purtroppo non abbiamo mai giocato al FPRFP. Non ho ancora capito la sigla. La Lamentations Flame Princess. LFP. Roleplay. Of rap. No, è difficilissimo. È impossibile. È come dire. Yayak, Tuluftagn, Relay, Twing. Come. È già difficile l'altro. È già difficile. Però l'hai detto quasi tutto, eh? Lo so. Perché ormai sono talmente tanti anni che lo ripeto a me stesso. Stai. Quando va a dormire, si inginocchia accanto al letto, incrocia le mani. Dove pensate che abbia messo il pupazzo di Cthulhu? Se non nel letto. Sempre giusto. Mentre lo dicevi, io ho posato lo sguardo sul tuo libro che si intitola Porno. Va bene. Il libro di Irvin Welsh. Sì, sì. Di Orson Welles. Irvin Welsh. Stavo scherzando. Trainspotting. Disgustoso. Il bucacche dei nani. Non vogliamo pensarci in questo momento. No, io proprio meno che meno. Ma dato che c'è l'anello di congiunzione tra una puntata e l'altra, che è Matteo Mantovanelli, gli faremo fare il riassunto. Molto bene. Che bello. Il riassunto. Sentite questi secondi di silenzio molto radiofonici. Esatto. No, sentite quanto sono espressivi e pieni di sgomento. Sentite gli ingranaggi arrugginiti. Hai apprezzato saperlo 5 secondi prima. Ma la cosa bella è che non te lo dico, così sei più... Sei più naturale, cioè, hai capito? Allora, che puzza! Siamo usciti o no da queste maledette fogne? Qualcuno mi dice qualcosa? C'è più nessuno attorno? Ehi! Cosa c'è?
Chi cazzo sei tu? Il cacciatore di streghe. Ah, la pippa. Guardi che il suo locale è ancora sotto sequestro, non se lo dimentichi. Il bellissimo signore. Non sono un uomo, quindi non posso essere un uomo di merda. Ah, forse è il caso che andiamo alla locanda. Magari sono tornati quei... Sicuramente è il caso che usciamo dalle fogne. E non siamo già fuori? Alla locanda non ne sono così sicuro che sia una buona idea. Forse dovremmo bruciarla, per essere sicuri. Quindi il cacciatore? Domanda. Ciccio pastiscio. Clemens. Stiamo uscendo dai tombini delle fogne? Beh, sì. No, perché io lo butto giù e gli faccio spezzare lo suo collo. Cioè, lo dice ancora una volta. Clemens, non le sembra per caso una falce questa qui? Guardi, questo muschio qui. Muschio, forse potrebbero essere feci. Ma sembra un delle ali di corvo. Forse Mor vuole indicarci qualcosa. E rimango lì a fissare la macchina. La locanda è sicura. Sicura. Torniamo a questa locanda. C'è una doccia. Cioè, o meglio, c'è un secchio posizionato in alto che tirando la leva ti butta dell'acqua addosso. Non si dimentichi comunque che è ancora sotto sequestro. Non ho ancora capito bene il motivo, ma va bene. E mentre voi uscite dalle fogne, Ral vi guarda e vi dice: beh, se voi tornate alla taverna, io mi sono licenziato, quindi tornerò alla torre, che forse mi aspettano delle cose più interessanti. Sapete dove trovarmi se mai cambierete idea e deciderete di scusarvi per quello che è successo. Io sono ancora nelle fogne a guardare la macchia. Caro Ral, ti auguro buona fortuna. Tanto lo so che sfaticato come sei tornerai da me. Sfaticato. E si allontana. Il fatto è che Ral non ha ancora capito che non è che lui era stato assunto lì, era il suo apprendistato. Non si può licenziare. Lo capirà quando tornerà, lo capirà. Lo rimanderanno. Io sono proprio rilassatissimo, anzi, siccome ha subito... Tu c'hai il coso firmato da stagista apposta che devi trattarlo male per insegnargli la stirpe delle fiamme. E ho anche due infortuni sul lavoro per cui devo ricevere i compensi per la sua assenza. Già, invece a me mi devi pagare. Ma se? Se me lo ricordi. Tipo un calcio in culo e una sberla. Se te lo ricordo, è un passaggio fondamentale. Cioè... Ah, giusto, guadagno soldi. Ti ha salvato la vita. È passato un giorno, Tu come... Sì. Ok. Non una settimana. Quindi fai i conti su un giorno, non una prossimo settimana. Livello è difficile 10 diviso 7, Hai non voluto fare il taverniere. No. E poi posso passare. Io sto aspettando in locanda. Suppongo. Sopani bene, sopani bene. La locanda l'hai trovata con la porta chiusa. Mm-hmm. La testa non è più sul tavolo dove l'avevate appoggiata. Ah. Non so se vuoi cercarla. Bebbo. Sì, ci posso, sì, ci provo. Dai, più che altro è semplicemente perché voglio allenare le mie abilità di cercatore. Mi dicevano sempre che ero molto carente in questa cosa e quindi tutte le volte che provo... Di Weight Watcher. Esatto. Salutiamo anche gli amici da casa che ci stanno guardando. Ciao, sulla televisione di casa ci hanno mandato la foto che siamo sullo schermo di casa. Ma che boh! Che grande schermo! Facciamo cagare l'alta definizione! Che bello, ho sognato di essere in trasmissione contemporaneamente una commedia. Ciao mamma, guarda come ti serve. Perché per poche carte ci vuole uno schermo grande. In effetti. Cioè, una carta grande, ci vuole uno schermo grande. Stiamo giocando... Cazzo di a caverna, cazzo. Cioè, stasera inizieremo anche con delle house rule. Mm-hmm. Perché ci siamo accorti che il combattimento è un po' lento, un po' meccanicoso. Sì, macchinoso. Ma ci piace la narrazione. Esatto, come ben sapete. E quindi ci piace tirarci contro le sfighe da soli. Sì, peraltro. Giusto. Quindi quello che succederà è che voi potete... Fumble. Potete guardare fino ai successi, ma la parte di vantaggi e svantaggi ce li improvvisiamo come in Guerre Stellari. Se non avete idee, guardate la carta. Molto bene. Fantastico. Sono quelli gialli che si devono tirare, ne è vero, per quando non sei addestrato? No. Scommetto che Andrea sarà molto quelli... contrario a questa cosa. Blu! Ma come io con due vantaggi facevo 15 danni in più? Ma Andrea non c'è per un power player. Il pop difficoltà allora, per cercare? Tu quanto hai di intelligenza? Due. E quindi sono due. Hai qualche abilità? No. 4, 6, Observation è 0 proprio. Ah, 10 anch'io. La difficoltà è 1. Ok.
La difficoltà è 1, quindi prendo un viola. Aspetta un attimo che magari ho... Usiamo il bentornato vassoio per tirare i dadi. E 3, 2, 1 e via. Ho fatto un successo e uno svantaggio. Hai trovato la testa? Sì. La testa è stato un attimo non molto complicato trovarlo, però ci hai messo un attimo perché non ti aspettavi di trovarla giù in cantina. Ah, ok. Vedi che la testa è stata aperta, è stata coperta con un telo, c'era una brutta chiazza di sangue rappreso. Giustamente. E vedi che il cranio è stato aperto e ti sembra che ci sia un buco al centro da cui manca qualcosa. Come sta il mio prigioniero? Giusto, racconta che cosa è successo nel mentre che non c'eri. Tutti sanno cosa è successo quando siamo tornati. C'era il nano ci ha chiesto di fare delle cose al solito, cioè da fare questa cosa, spostare delle casse strane che avevano un odore un po' strano, però vabbè. Dopodiché, dato che le casse erano molto pesanti, io sono molto molto gracilino, ho soltanto quei muscoli molto specifici che servono per tirare l'arco, per il resto sono una sega. Io diciamo che ho lasciato al mio amico molto più robusto, sebbene elfo, fare il lavoro pesante e ho cercato di ricongiungermi al gruppo, dato che probabilmente ci stavano aspettando giù nelle fogne. E mi sono un po' perso, nel senso che non... le fogne sono un po' strano. Il grande cacciatore! D'accordo, mi sono perso, però... Ma la natura è diversa dalle fogne. Ma se non è mai uscito da una foresta, il cacciatore è bravissimo lì! C'è il terreno non preferito, c'è il terreno prescelto. Sono bravo lì perché arrivano i lupi che gli mollano gli animaletti davanti. Specifichiamo specifichiamo quello che dice Roberto. Sono uscito dalla foresta solo perché mi ci hanno cacciato, cioè, altrimenti non ce l'avrei fatta. I lupi di sopra. Nonostante questo, ho fatto un prigioniero. Anzi, adesso questo magari non lo dico, così quando, cioè, non lo specifico particolarmente, così quando gli altri arrivano alla locanda, se ci arriveranno mai, io posso descrivere quello che vedo. Nel frattempo, prima che arrivino Pintus, il mago e il chierico, sì, arriva anche Cutalion, che ha finito di spostare l'ultima cassa. Infatti ha l'ultima cassa in mano, la sta portando giù. Devo prendere il solito segnalino della fatica? No, non ancora. Io parto sempre ad handicap perché lavoro prima. Mi ricordo quello che abbiamo scoperto nell'ultima puntata. Sì. Che è molto meno OP la fatica. La fatica stress inizia a essere impegnativa quando è superiore alla vostra... più alta caratteristica più alta. Ah, okay. Di quel tipo. Ok, chiaro. E di solito va segnata, voi vabbè non c'avete il mana, ma in teoria andrebbe segnata qua. Non capisco però poi come si debba girare la scheda. Ma infatti continueremo a non... No, ma di fatti in realtà è fatto apposta, perché la scheda tu la chiudi così, perché dietro c'è solo l'avanzamento. L'unica cosa è che mi domando, qui c'è scritto sotto, ci sono due righe, se vuoi far vedere anche alla telecamera, dove c'è scritto card inventory. Certo. Come no? Cioè, nel senso, devi tagliare, diventano una tasca per metterci le carte. No, segni solo quante ne hai, così almeno le conti. Okay. Ma, peraltro, scusa, è da segnare qui la fatica, ma qui dove? Nel senso che è da mettere... Hai picciottini mettere... qua. Sai cosa sembra questa cosa qui sotto delle card inventory? Sembra le vecchie schede di D&D dove c'era 7000 righe per il background e poi c'era l'inventario. Che grosso così. 4 righe. È vero. Beh, card inventory qua puoi scrivere sì. Ne ho. Oggi no, cazzo. A cazzo. Vabbè. Cutalion. Bevi un po' di brandy. Troppo ne ho bevuto. Guarda che guarda, e ti indico un... No, non fate male! Non fate male a crosta! L'ho preso io. Catturato. Guardi, in un angolo c'è un ratto delle dimensioni di un bambino. Vestito con degli stracci. Oh, signore. E un ciondolo di ossa al collo. Interrogare. È che ho cominciato, ma era troppo lungo. Ma uno scavel. Ma dove ti uccidi immediatamente? Ma lo... Tu lo sai. Ormai se ti trovano una cosa del genere viva in taverna,
Tu hai finito di lavorare con e qual è la taverna che avevano qualche topo? Insomma, pesa 14 kg però. Cioè, ti falliscono i lavori e più ti portano gli scaveni in casa. E chiamano l'Inquisizione. Salve. Perché possiamo interrogare, no? Dovevamo trovare delle prove. Però è meglio se lo interroghi tu. Va bene. Appunto. Sai quanto ci metto? Senti, Crosta, vado via. O come cavolo ti chiami? No, non picchiate Crosta. No, non ti picchio, guarda, facciamo un patto. No, non uccidete Crosta. Tu mi racconti cosa diavolo state combinando sotto le fogne e io ti lascio rosicchiare tutto quello che c'è qua dentro. Niente. Lui alza le mani, anche queste è legato con una cosa. Non so se avete preso le paperone dei paperoni quando a distanza sente che i bassotti stanno rubando il denaro. Se ti piacciono puoi rosicchiare anche le corde, però se provi a scappare io ti pianto l'arpione. No, Crosta parla. Crosta vi dice tutto. Bene. Quello che volete sapere. Ok, che diavolo state combinando nelle fogne, Crosta? I nostri veggenti grigi hanno deciso che è arrivato il momento della fine dell'impero degli uomini e delle orecchie a punta. Morirete tutti tra atroci sofferenze, sacrificati sull'altare del ratto cornuto. E tu ci credi a queste cose? Non ci credo, l'ho visto succedere. Voi morirete tutti e noi saremo i signori di tutto ciò che esiste. Ah, bene. È scritto così? Ora posso andare? No. Ma hai detto che mi avresti fatto rosicchiare le cose. No, che ti avrei fatto rosicchiare, rosicchia. Inizia a rosicchiare le corde. Ok, senti, hai mai pensato di fare parte di un equipaggio pirata? Pirata? Che cos'è un pirata? Un pirata è uno che va in giro e fa delle cose a suo unico beneficio. Gli scaven non conoscono altro che questa filosofia. Ah, benissimo. E quindi, senti, ti andrebbe di navigare su una nave? Se posso abbandonarla per primo. Beh, questo lo fanno tutti i topi, no? Appunto. Va bene, Crosta, facciamo un patto. Tu non nuoci a me, io non nuocio a te. Dove si trova il vostro capo in questo momento? Nel possente antro del sottoimpero. E dove diamine si trova? In quelle che voi chiamate fogne. Bene, ci puoi portare lì? Beh, sì. Ma dovrei andarmene da qua per portarvi. Beh, non è un problema, tu vieni dietro a me e noi ce ne andiamo. Ti riporto a casa, poi quello che poi succede a casa tua, però io non ti garantisco la salvezza. Che dici? Ottimo, seguitemi. Va bene, scusa Crosta, giusto, non è per sfiducia, però è che se ti vedono in giro libero si spaventano, quindi ti no, devo mettere... No, infatti entreremo da lì e indica il buco nel muro. No, ma non c'è problema, è proprio anche sotto, no? Siccome tu avrai un passo diverso dal nostro, noi siamo lenti, poi saremo in compagnia di un nano, tu immagini, no, il nano, tozzo, un grosso, barcolla, no? Brutto proprio da vedere, no? Più brutto di voi, quindi pensa che roba. Un nano, hai descritto un nano. Ecco, a questo punto potrebbe essere una buona notizia, una buona idea, che io ti metta una corda al collo. Così se provi a fare il furbo, invece di rosicchiarla, ti strozzo. Non mi trovi molto d'accordo su questo punto. Arpione, preferisci? Preferirei entrare nel buco, dato che mi hai detto che potevo rosicchiare tutto. Hai rosicchiato le corde, quindi adesso facciamo un nuovo patto. No, il nuovo patto non si può fare. Okay. Non sei nella condizione di trattare. Io lo prendo per il naso, gli chiudo la bocca per il naso, gli metto l'arpione sulla punta del nasino e gli dico... Facciamo un nuovo patto. Tu non mi infili l'arpione nel naso. Sì. E io non ti uccido in maniera brutale facendoti soffrire le pene dell'inferno. Ti faccio vedere una cosa. Vado a prendere la testa. Vedi, questo è l'ultimo che ci ha provato. Ma quelli sono grossi e stupidi, io sono piccolo e intelligente. Sei fatto beccare da me. E chi ti dice che non l'ho fatto apposta per entrare nella vostra base segreta? Non ne abbiamo una. E questa che cos'è? È sottoterra. Voi tornate qua ogni volta che uccidete uno di noi. È la vostra base segreta. Allora dobbiamo uccidere. Chi cazzo ha chiuso qua sopra? Nessuno. Ecco, esatto. Adesso è arrivato il nano. Io ero la tua ultima speranza, ma non hai voluto fare il patto. No, sai che e levati! Dove cazzo sei stato? Scusa. Dietro a nano vedi un tizio, un umano alto, bello alto, abbastanza massiccio, okay. Vestito con un cappotto di pelle nero,
un martello di Sigmar appeso al collo e un cappello a tesa larga. È chiaramente un cacciatore di streghe. Mi faccio da parte, li faccio passare. Cerco di non parlare troppo in presenza del nano. Questi sono i vostri orecchie a punta? E beh, le paiono orecchie tozze? Si toglie il cappello, fa un inchino. Faccio un cenno, un po' stupito, faccio un cenno con la testa. È strano vedere degli elfi lavorare per un nano. Sarebbe già strano vederli lavorare con un nano. Per un nano è qualcosa di inaudito. Che casi della vita. Questo le dà la misura del nano! O degli elfi. Anche questo viene difficile da ribattere. Non c'è bisogno di rimestare il coltello nella piaga. Vedi che sono sporchi di sangue. Nessuno sembra feritissimo, però sono sporchi di sangue. Lui ha delle chiazze di sembra vomito addosso. Tutto bene? Sì, tutto bene, grazie. Ho visto giorni migliori. Abbiamo catturato un prigioniero. Qua c'è il topo. Ma io vi ho detto di derattizzare, non di rattizzare. Fallo tu, sei migliore, no? No, io abbiamo bisogno di informazioni, non sappiamo che cosa succede là sotto. Cross è disposto a dirvi tutto, basta che lo lasciate andare. Oh, senta, signor inquisitore, io gli elfi li lascio a lei, mi vado a fare una doccia, faccia come vuole, No, ma forse sarebbe meglio lasciare all'inquisitore il totopo. Io che ho detto? Ha detto gli elfi. Lascio gli elfi a lei con il topo. Te lo dico nella tua lingua. Lascio. Ti dico tutti questi a lei. Sempre. Vado via dalla stanza. Sempre a babettare con me. Quindi chi rimane con il cacciatore di streghe e lo scaven? Io no. Italian? Sì, va bene. Scusa, io mi vado a lavare. Alarico? Io sono ancora nelle foglie. Ok. Io sto ancora guardando. Se nessuno mi viene a prendere, io probabilmente passo la notte qui. Poi rischio di morire, ma... Probabilmente dopo la doccia mi accorgo che non ci sei. Vengo a chiamare. No, cretino, vieni su. Cutalion, che è rimasto di sotto con il cacciatore di streghe. Vedi che il cacciatore di streghe dapprima studia lo scaven, che si mette in un angolo come un ratto normale, un normalissimo ratto che esatto. Si trova prigioniero e in pericolo di vita. Sfodera i suoi denti, fa dei rumori da bestia feroce. L'inquisitore mette via la pistola, prende una sedia, si siede davanti allo scaven impaurito e vedi che gli dice: non ho intenzione di lasciarti andare vivo da qua e questo immagino che tu lo sappia, ma immagino anche che tu sappia quanto può essere doloroso farsi esplodere una rotula con una di queste pistole. Posso alleviare e velocizzare la tua pena. Possiamo anche decidere di fare un duello, se così preferisci. Ma sappi che tu non te ne andrai vivo da qui. E a me non interessa nulla di quello che hai da dire. Puoi solo decidere se morire velocemente o molto lentamente. Non è questo il piano. O puoi fare un patto? No, non esistono patti con queste creature. L'unica loro cosa possibile è sacrificare la loro vita nel nome di Sigmar. E qui si vede l'ignoranza. E in quel momento... dato che lo scaven tira fuori i denti, da sopra sentite... Oddio. Cos'è, mi è esplosa la doccia? Quello che vedi tu di sotto è che il cervello dello scaven è spappolato sulla parete della cantina di Pintus. Che si sta pulendo dalle cervella che gli sono saltate addosso. Chi, Pintus? No, il cacciatore di streghe. Inizia a tossire sempre di più. L'unica cosa che poteva essere fatta nel nome di Sigmar è stata e cade per terra. Ho fatto 3 successi nell'intimidire e 5 svantaggi per cui è stato avvelenato dallo scaven. Io scendo di corsa. Ma che cosa succede?
Hanno litigato. Lo Skaven è morto con la testa esplosa e il cacciatore di streghe è morto ai piedi di Cuttalion perché si era girato con lui. Hanno litigato. Scendo anch'io in accappatoio. Non ti posso lasciare un secondo. L'inquisitore, il prigioniero. Tu pensa al mio trauma. Ho perso il primo membro del mio equipaggio. Ah, e tra l'altro, Pintus, adesso che scendi e che guardi la situazione per capire che cosa è successo mentre sei in accappatoio... Ma non ero io il primo membro. No, tu sei il mio secondo. Dall'inizio... Quello era il primo sbarco... Cioè... Di che cazzo state parlando voi? Che c'avete... Cioè, cosa è successo? Ma lo chiedi a me! Hanno bevuto la tua merda! Ci sono anche 5 casse di roba che tu non hai ordinato e che non sai da dove arrivino, appoggiate in un angolo. Ah, quella lì te le manda... Chi? Boh. Sono arrivati, io l'ho caricato. Erano pesanti un odore. Cioè, no, l'odore è orrendo. Hai scoperto in questo momento dalla puzza dello scaven. Sì, no, sì. Quindi. Capiamoci. Ah, su, uno si è pisciato addosso l'altro giorno. Sì, l'ha sentito. Pensavo fosse uno di voi. No, no, era un amico tuo. Ma no, amici io. Ma basta. Sta strano. Strastrano, che lingua parli? Elfico? È strastrano, vero? Cioè, strastrano, uè. Cioè, fratello, non sai quanto è strastrano. Comunque, non vorrei fare il guastafeste per loro signorine. Sì. Ma il ratto, gentilmente, potreste buttarlo nelle fogne. C'è un tombino qui a due isolati di distanza. Sì. Dovrebbe esserci sotto anche il vostro amico rincoglionito. Forse è meglio metterlo in una coperta se vedono che usciamo. Ma mettilo nel tuo mantello, che è in una coperta. Lo porto fuori così. Scusa. Tagliagli la testa, mettilo in un sacco della spazzatura e... È un topo, per Dio, è una roba... Senti, se invece usiamo la sua pelle e tutti i travesti andiamo nelle fogne? Ho già fatto con uno l'altra volta, non ho in mano uno scudo, ma prendo un barile e te lo lancio contro. Io intanto svicolando porto via il cadavere dello scave, ma prima lo frugo. Anzi no, mi lancio anzi, quando sono su lo frugo. Ok, fai una prova di robustezza. E mi casca l'accappatoio mentre lo faccio, così se quantomeno rimane... Il mio pane è robustezza. Robustezza, no, cosa sto facendo? Dove sono? Resilience. Ci sto mandando lui a chiamare. Difficoltà? La difficoltà è uno e un bel nero perché essendo la sua testa esplosa e avendo riversato sangue ovunque è molto difficile mettere le mani nel posto giusto. Io intanto vi racconto come funziona l'avanzamento di carriera. Funziona che quelle 10 caselle che ci sono sotto General Career Advance vanno compilate tutte. Le prime 4 sono obbligatorie, che sono l'Action Card, Talent, Skill Training e Wound. Poi, nelle Open Career, puoi scegliere... Questi qua che sono a destra. Quelli qui che sono nella scheda a sinistra. A sinistra, sì, certo. Esatto. Puoi scegliere quelli. Quando arrivi a 10 puoi fare il passaggio di carriera. Il passaggio di carriera costa 4 avanzamenti, meno 1 per ogni skill che avete preso che collima... con la prossima carriera. Ah, ok, va bene. Minimo uno. Sì, per passare di carriera i non career advances e quelli lì di non di classe non valgono. Ok, va bene. Ti danno roba in più perché poi se vuoi passare all'altra carriera ti viene più facile perché quelle contano. Ok, però io ho fatto una cavolata quindi perché ho saltato il talent. Minimo no, uno. No, non li devi prendere. Non li devi prendere. Ah, ok. No, non sono il tuo storico. No, solo che io nelle action tipo scritto action card ho scritto two action. In realtà devo scrivere action card, il nome dell'action card e poi nell'open career nell'altra. Esatto. Allora sì. Questi sono fallimenti o svantaggi? Sono svantaggi. Occhio, io con exceptional training esaurisco questa carta per negare due svantaggi generati da strength, agility o toughness. Perfetto, preciso. Perché io sono salutista e quindi... Fo vegano! Ah scusa, un'ultima cosa. Se tu prima, quando passi di carriera... hai preso tutti gli avanzamenti della carriera precedente. Cosa che ho fatto? È un premio. Ti dà la skill di base, quella che hai della tua carriera, diventa permanente. Minchia. Quindi quella di tipo io ho iniziato e tu l'altro ce l'hai anche con l'altra classe. E in più guadagni tipo una specializzazione in 2 o 3 abilità. Bomba. Quindi se vuoi proseguire e tenerti tutti i vantaggi anche di quella prima, perché poi puoi tornarci indietro, eccetera. Io ho fatto così perché ho detto lo sviluppo verticale e via. No, io invece avrei skippato le wound perché non mi viene richiesto dalla classe, in realtà uno lo devo prendere. Capito? Perché giustamente devono salire punti ferita, se no.
Comunque, frugandolo, oltre a questo ciondolo di ossa che ha al collo, che sembrano, sono tre ossa incrociate tra di loro. Ok. Non ha molto altro addosso, ha un piccolo pugnale che però è mezzo arrugginito, mezzo sporco di escrementi, sembra nulla di, vabbè, lo lascio di lì. Valore. Ma trovi un sacchettino, senti dentro qualcosa di un pochino più pesante. Ah, ok. Beh, mi libero del cadavere, ma quello lo tengo e poi lo aprirò, anzi poi, e lo apro. Ok, dentro vedi questa piccola gemma, un po' più piccola in realtà di questa carta, verde, luminosa. È un bel gemone verde luminoso. Sì, mi rendo conto adesso che l'hai descritto esattamente così. Beh, perdonami, è tautologico. So che cos'è. È appena più grosso di una moneta di rame, quindi non è molto grosso. Deve essere di qualche valore se ce l'aveva così. E poi... Beh, comunque sembra una pietra. È una gemma, comunque, una pietra. Io provo a fare intelligence per vedere se per caso. Sì, posso. La difficoltà è 3. Bene. Però gli svantaggi non contano. Non hai idea. Però! Bene! Un fallimento. Due fallimenti? No, un fallimento e tre svantaggi. Che però ha detto che fortunatamente non contano. Bene. È una bella gemma. È una bella gemma. Va bene. La metto in tasca. Si è presa una gemma verde? Sì. Ah, beh. Mentre lui si incammina verso le fogne, no, giusto? Ci sono già. Ok, quindi quando arrivi dove c'è il tombino, due isolati, sì. Cioè lui sotto al tombino, in sotto, nelle fogne, non è uscito dalle fogne, è rimasto lì perché si è perso via. Ah, quindi dovresti vederlo in teoria. Alarico, sento anche la sua voce ora. Sono qui. Oh. Oh, compagno da... Ciao, ho trovato questo, e vi faccio vedere il cadavere di uno scaven. Dovrei buttarlo dentro, ma... Oh, ottimo, un altro. Ne sarà contento Mastro Clemens? Sì, mi ha detto lui di buttarlo qui. Chi? Ah, tu ti chiami Pintus. forse Mor mi ha fatto rimanere qui a guardare, mi ha dato un segno per aiutarti in questa missione. Quale missione? Di buttare il corpo. Ah, forse, però è puzza, è meglio che non ti avvicini. Beh, qui tutto puzza. Però spostati, perché è velenoso, ha ucciso un inquisitore. Eh? È morto un cacciatore di streghe. Mastro Clemens? No, il topo. È un cacciatore di streghe? No, il topo ha ucciso il cacciatore di streghe. No, non è vero. Il cacciatore di streghe ha ucciso il topo. Ok, il topo. Mi sembra realistico. E poi però è morto. Il cacciatore di streghe? Sì, veleno. Quale? Quello dello scacca. L'hanno attaccato nella locanda? Sì. Mastro Pintus come sta? È purtroppo bene. Alzo un attimo lo sguardo verso il soffitto della cosa, perché sto strabuzzando un po' un occhio perché non capisco la cosa. Oh, beh, non è chiaro nemmeno a lui. Però ho trovato questa e ti faccio vedere questa gemma verde. Pum, gli do una botta col bastone alla mano. La gemma ti vola via, ti cade per terra. Bella. No, stai attento, attira lo sguardo di Mor. Prima ti fa crescere delle braccia in più e tu pensi di poterle usare, ma poi di solito arrivano sempre al tempio. Le braccia da sotto trascinano fino a lì? No, è che di solito o muoiono, in realtà poi vanno a Mor, oppure vengono sterminati a vista dai cacciatori di streghe. Che fa vedere la mano lontano, grazie. Faccio vedere la mano. Prova a vedere se c'è qualche cosa, qualche residuo, se bisogna amputare. Fai una prova di conoscenza magica. Dadi. Ma... Quanto hai di intelligenza? Due.
La difficoltà è 2, ma con due neri. Cos'è conoscenza magica? Non ce l'hai, perché non sei un mago. Tu quanto hai di intelligenza? Io? Beh, il minimo è 2. Dammi un bianco. Sei più intelligente del gruppo al momento. Questo non ma le tattiche una volta esaurite? Quando si recuperano? Quando riposo. In teoria fine scena o combattimento. Ah, ok. Lascio qua. Fallitissimo. 3 fallimenti e uno svantaggio. Bene. Siamo okay, dimmi cosa capisco io con i fallimenti e poi ti dico lo svantaggio. Ah, non è successo assolutamente nulla. Cioè la mano è tranquilla? La mano è tranquilla, gli pulsa perché gli ha dato una bastonata sopra. Oh, forse... Forse è a posto. Meno male, grazie. Non sapevo. Nel frattempo la gemma sta sprofondando nel liquame. Beh, allora, quindi prendiamo la pietra senza toccarla, compagno Ral, e portiamo ai cacciatori di streghe prima che ci impicchino tutti. È così grave? Meno male che ne sai. Sai tutte quelle cose che dicono i cacciatori di streghe che sono male, 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 male? Ma che male. Voglia di arrivare se non c'è. Immagina quelle cose lì se fossero una pietra preziosa. Che fortuna che ho avuto a trovarla. Magari quale dell'occhio? Quale? Questo? Quest'altro? Ci tengo molto agli occhi, funzionano bene. Di differenza della lingua. Non toccare più gli oggetti che non conosci. Cattivo Ral. Potrei non toccare quasi più niente, non conosco granché. Starò sull'arco. Sul largo, Witch. Beh, andiamo di sopra. Va bene. Io sto scendendo in mezzo con lo svantaggio per dimenticarsi della pietra che rimane lì. Me ne dimentico. No, ma io, infatti, stavo per suggerire perché non lo lasciamo direttamente qua. Che se ne fa. Infatti, mi su, salgo. Io salgo. Tanto alla taverna. Guarda. Gigi, ho trovato una pietra! Boom. Non ci gioco più con lui a pallavolo perché ha 3 braccia! Fai bugger mentre fai le schiacciate! Ah, quindi il tuo amico ha 3 braccia, dove sta? È lì che venne fuori invece di 3 gambe. No, quello era un film porno. Quindi, sì. Saliamo di sopra. Cosa vai fare tu intanto alla taverna insieme a Cutalion? Cutalion, è arrivata una bolla di spedizione con queste casse? No. Anzi, ti ha detto lui di portarle dentro. Mi hai detto tu di portarle dentro. Te l'ho detto io. Ok, ho capito tutto. Comincio ad aprire un attimo le casse a guardare se ci sono dei flaconi. Sono più che altro delle saccocce. Saccocce. Sì. Sono di juta, quindi riesci ad aprire tranquillamente una se vuoi. Dà un'occhiata un attimo cosa c'era dentro. Una polverina più o meno in colore bianchiccia. Ha un odore molto acuto, un po' fastidioso. Questa non ho proprio idea di che cazzo servono. Vabbè. Oddio, potresti provare a fare una prova e vedere se Mi interessa no, niente, non lo sai. Posso sbirciare io? Beh sì, cioè, mi sporco e guardo dentro. Posso ma provare? Ci vuole molto a guardare oltre me. No, infatti. Va bene, io provo. Tu hai intelligenza 3 observation, quindi questi sono i tuoi dadi. Yes. Di base. E la difficoltà in questo caso è 1. Non ce l'hai fatta, ma hai un vantaggio. Come la vuoi usare? C'è qualcosa nel retrocranio che mi frulla? Sì. Cioè, di tenere lontane le fiamme. Ok. Che non si sa mai. Perfetto. Senti, Pintus. Questa qui va bene nel camino. Non ne sarei così sicuro. No, ma io mi ricordo. È un bene che tu ricordi. La tua infanzia non è passato molto.
Senti un po', va a vedere dove è finito il tuo amichetto. Tutto fatto, che ti ho trovato all'Arico. Quanti anni ottimo avanzamenti a sessione 3 o 4? 3. Stefano Chiazza chiede, scusate, non ho capito, l'elfo balbuziente non è più Weight Watcher. Sì, è Weight Watcher. Adesso è Weight Watcher. Sono Weight Watcher, sì. Ricordatevi sempre, state in linea. Nel senso di online. Certo, in quel senso. Altrimenti poi perdete peso, è un casino. Fate una bella cosa, figlioli. Uno, chi puzza si lava. E guardo Al. Capito? Mi sembra un'ottima idea. Quindi tu cosa devi fare? Pregare Mor. Lavandoti. Credo, con tutto il rispetto, Mastro Pintus, credo di sapere meglio io come si compiono le funzioni per il grande Mor. Vero? Abluzioni. Fai le abluzioni, giusto? Fai delle abluzioni. Non fanno parte, no? Del rito. Allora te lo dico canonico. Io. Prega quando vuoi, ora fatti la doccia. Un bagno, una strigliata, quello che preferisci. Puzzi. È un piacere saperlo. È un'informazione. Voi due, provate un attimo a fare il vostro lavoro. Non dovrebbe esserci e accogliere eventuali il clienti. Il cadavere di un cacciatore di streghe da qualche parte? Sì, ci penso io. No, beh, bisogna denunciarlo alle autorità. È quello che sto per fare. Voi occupatevi della locanda. Io sono il vostro datore di lavoro e mi occupo del cadavere. Va bene, io vado su e comincio a lustrare il bancone in maniera specifica, così. Me lo consuma. Metti la cera. Togli la cera. Esatto. Metti il salnitro. Io chiudo. Chiudo la cantina, esatto, a chiave. Io mi preparo e esco dal retro, Ciao. Scoprite adesso che esiste un retro in questo. Infatti, momento. Io mi guardo la mano. Non mi sembrava tanto. Cioè, penso fra me e me. Sembrava una bella pietra, che peccato. Bah, vabbè. E sto lì a fare accoglienza a clienti. Io che sono la persona perfetta per accogliere clienti in maniera fluente e sintetica, ecco. Io sposto un po' di barili. Apro una porticiuina. Entro. Guardo un po' di fiaschette, c'ho sulle etichette. Prendo un altro bariletto. C'è una vasca, un seghetto. E comincio. In un angolo c'è anche Cater Bubble di catene. C'è tutto nella cantina, tutto. Dopo qualche minuto vado dal cacciatore di streghe, ovviamente ti devo dare questa emozione. Il cacciatore di streghe non lo trovi. C'è anche lo storpio nella cantina. No, ti può far finire. No, ma sì, l'ha portato via lui. Sì. Vado a cercarlo. È uscito. Vado verso dalle guardie. Vai. Vado verso la caserma. Vai, arrivi alla caserma. Cerco qualcuno. Tira 5 dadi viola, conta quanti fallimenti ci metti a raggiungere la caserma e a fare tutta la cosa. Scusa. Ogni fallimento sono 10 minuti. Ci metti un bel po', poi ti perdi via per strada, ti chiedono di fare un'estrema unzione per strada a qualcuno. Sempre ci metti piacere. Quasi sempre completamente un un'ora praticamente. Sempre un piacere. Quindi tu hai tutto il tempo di seghettare e sciogliere l'acido il povero cacciatore di streghe. Quando lo copriranno non saranno contenti. No, immagino. Sì, lo scopriranno. Ho detto giusto prima. Quando lo scopriranno non saranno contenti. Raggiungi la caserma. E ci sono le guardie che ti riconoscono. Ah, padre Alarico. Buongiorno. E che possa Mor non guardare su di voi per questi giorni. Che possa Mor guardare sempre i nostri avversari. Sempre, sorrido. Vorrei parlare con Mastro Pintus, se possibile. Non lo vediamo da qualche giorno. Oh, ma dovrebbe essere qui, era con il corpo di un cacciatore di streghe, tale Mastro Clemens. Boh, il nome non mi dice nulla, però non abbiamo visto Mastro Pintus, potrebbe essere magari stato attaccato per strada. Questo è male, forse dove si trova il cacciatore? Ha detto un cacciatore di taglie o un cacciatore di streghe? È venuto con noi missione. No, padre Alarico, si fermi un secondo. Perché il nano aveva un cadavere di un cacciatore di streghe? Oh,
poiché è stato ucciso da un grosso ratto nella sua locanda. Un grosso ratto? Era velenoso, ha fatto infezione, non so bene come funzioni. Non ho avuto tempo di esaminare il cadavere perché Mastro Pinto se l'ha preso in fretta e furia e l'ha portato... Ma perché non c'era il potere del porcone a distanza? Non l'ho capito io. Non fa parte della tua carriera. È la voce di Pintus. Comunque, Stefano, facciamo un momento Super Quark. Ci ha chiesto di chiarire come funziona il cambiamento di carriera. In Warhammer, in Warhammer Fantasy Roleplay, tu puoi scegliere varie carriere, ok? Come se fossero un po' le classi di D&D. Il fatto è che queste carriere le puoi cambiare col corso del tempo. L'unica differenza a parte delle classi di D&D è che è come se D&D per fare il guerriero, devi iniziare a fare il popolano, esatto. Poi devi fare il rampollo di un nobile, lo scudiero, e poi magari fare tutte le altre avanzamenti. E il discorso praticamente qual è? Con gli avanzamenti con i punti esperienza tu prendi gli avanzamenti di livello. Se gli avanzamenti di livello li direzioni verso i prerequisiti di una carriera, la puoi prendere. Magari invece no. Quindi... La puoi prendere comunque, però ti costa di più, di meno, tanto di più, tanto di meno. Esatto, boh, semplicemente questo. Pappa! Io pensavo fosse venuto direttamente qui, ma forse l'ho preceduto. Beh, sa, di nani hanno le gambe corte. Se effettivamente ha questo cadavere, magari ha pensato di portarlo al cimitero al vostro tempo. Oh beh, ma... Prima di venire da noi a farne la denuncia, venire con un cadavere avrebbe sollevato parecchie domande, effettivamente. Certo che... Vedo che Mora ha guardato verso di voi questi giorni e poi... Ha solo impartito la sua saggezza e poi è andato verso altri lidi perché vi trovo in salute e saggio. Un prete che ti dice: Mor ha guardato nella tua direzione. Ma è sancito che il gesto di Mor sia toccarsi le balle, ma sì, è una cosa sacra proprio. Una cosa. Sì. In realtà, quello è quello che conosce la popolazione perché è un po' più gretta. Il vero gesto di Mor è questo. Dove indichi qualcuno in modo che Mor guardi verso di lui. Molto ben augurante, sì. Quindi bene, allora vediamo, anche perché immagino che Mastro Clemens, il cacciatore di streghe, non abbia avuto l'occasione di parlare delle sue scoperte con i suoi compagni. Ci sono grossi ratti in possesso di mutapietre sotto nelle fogne. Uno mette a tacere una risata che gli stava per uscire, una delle due guardie. Tutto bene? Sì, sì, è solo qualche cosa che mi è una mosca, probabilmente. È un peccato. Grandissimo. Locklear? Sei qui? Esatto. Sì, no, capisco. Grossi ratti giganteschi con pietre magiche. Effettivamente. Beh, alcuni degli studiosi di magia... Sembra abbastanza. Compagno Ral aveva avuto un certo interesse, però non è stato così stolto da toccarla come compagno Cutalion, come compagno Dale. Ma entrambi gli elfi nella merda per questa cosa. Esatto. Uccideranno entrambi. Lapsus, esatto. Avviseremo il tempio di Sigmar di venire a ispezionare i vostri compagni. Sarebbe veramente gentilissimo da parte vostra. Sì, anzi, vado subito ad avvisarli che potrebbe essere utile. Posso fare una prova? Perché io sono abituato anche a gente che ogni tanto non mi prende sul serio, ma io non sono per niente fesso. Cioè, sono fesso di intelligenza, ma sono molto saggio. Bisogna licenziare lo sceneggiatore, perché è la terza puntata che sceneggia con noi che andiamo a sbattere contro le istituzioni. Sono in pausa. Intuizione? Sì. Ok, perché... intuizione, quindi int me ne dai 2 più un giallo più spendo il prete di Morre è peggio di stupido idiota. No, invece no. No, non è. Ah, infatti poi Stefano dice c'hai ragione. Cioè, a te. Ah no, a Luca. No, a Luca. Immaginavo. Un successo. No. È un ok, quindi sono... Ah, un successo. Un successo puro. Allora, non t'ha preso sul serio sui ratti giganti, t'ha preso sul serio su... Che andrà a avvisare al cacciatore tempio. Di streghe, comunque va a avvisare. No, ovviamente sì. Va, cioè, sembra intenzionato andare a avvisare al tempio, anche che magari c'è quello lì che bamvera, però ci stanno andando. Sì.
Ma non ti ha creduto che era gigante. E, ok, e strano, mentre, allora, mentre me ne vado, dico, beh, è stato molto gentile. Poi lo guardo seriamente per un secondo e faccio, io comunque non scherzerei su certe cose. E mi giro e me ne vado. E la domanda è, su cosa, però? Le due guardie si guardano. Boh. Però voglio provare a intimidirlo con lo sguardo prima. Con il mio steely gaze. Oh. Che è una prova di... Intimidate Fellowship. E c'ho un giallo, 5 blu. Ma sai cosa? Non ti sto pensando ai... Spendo I know a guy che mi dà più due bianchi in più. Più due bianchi più. Perché ce l'ho in fellowship. Io posso? Sì. Contro disciplina willpower. Immaginavo. Sono 5, sono solo questi? Beh, non ne tiri molto. Hai in mano 48 dadi. Sono solo questi. Ma lui vuole Girsa, ne vuole 170 no, dadi. Ma perché non mi dici sempre quella roba lì? Mega danno. Però, ma che madonna! Che bel tiro di merda. Questi se ne vanno. Complimenti, l'hai proprio intimidito. Secondo me ti ammazza cioè, adesso perché... Beh, uno era un... Beh, devi dire... Ah no, ho tirato, giusto. Stella del caos. Tra l'altro mi sa che c'è la stella del caos. No. Però stella del caos... E una stella del caos. Quindi si incazza. No. Però in realtà sarebbe peggio per me. Sì. Scelgo io lo svantaggio. Quindi, in teoria se si mettesse a ridere non sarebbe tanto uno svantaggio per loro perché... Magari non voglio fare così, quindi... Per un giorno ti pigliamo per il culo? No, che tutte le guardie mi prendono per il culo per settimane di questa caserma. E non solo di questa caserma. Però ho fatto un vantaggio. Sì. Non fuori da Aldorf. Ah, gran vantaggio. È gran burrone. No, il vantaggio è che tra tutte le persone che si sparge, alcuni hanno un certo apprezzamento per Alarico e si piccano con quegli altri. Ok, va bene. E finirà nel sangue. Crea zizzania. Guerra civile. Esatto. No! Per un vabbè. Per il prete di Mor. Voi ma al cimitero io poi. Ok. Wilson, se puoi schivare una muta pietra, puoi schivare una palla. E sotto Stefano Cagazza, anche una palla di fuoco. Dipende. La meteorite. Dipende. Se ti chiedo, vuoi schivare? Ma no, la prendo. No. È importante. Come dice Winston Zedmore, se qualcuno ti chiede se vuoi schivare un meteorite, devi dire sì. Sì, teoricamente per il personaggio è standard che mi prendano per il culo Aldor. Il problema è che c'ho 98 di fellowship e leadership, quindi un minimo la gente c'è, c'ha paura comunque. Il mio è più intimidatorio come relazione. Vero. Ti prendono per il culo, poi se li guardi male, è come parlare male del bullo della scuola, lo prendi per il culo tra i tuoi amici. Poi quando c'è il bullo ti cagli sotto. Esatto, sembrava più secondo tipo... me mischiato a due, mischiato sia al bullo perché comunque io c'ho potere. E lo iettatore. E lo iettatore. È quello, mi sembrava più Padre Maronno, che tu dici, ah, rido, però poi mi chiami. E se poi te ne prendi. Esatto, cioè nel buio della mia stanzetta c'ho paura che le cose capitino. Comunque gli elfi sono rimasti alla taverna e... Che volete fare nella taverna? Innanzitutto, arrivano clienti. E ci entra qualcuno in sto posto? Assolutamente nessuno. Durerà tanto questa taverna, meglio se cambiamo lavoro. Non ci pagherà per molto. Sì, dobbiamo rubare una nave. Non era la mia idea. E che cosa volevi fare? Tiro a segno? Ma magari. Tipo io entro in una locanda. Facciamo le truffe! Esatto, perché parlo come coglione. Quindi nessuno mi dà due soldi, però poi tu punti le scommesse e io faccio tutti i centri. Bella, mi piace. E con i soldi compriamo una nave. Facciamo a me metà, ognuno fa quello che vuole. Il mondo di Warhammer, essendo un elfo, probabilmente finisci impiccato la prima volta, anche se non c'è truffa in realtà, ma finisci impiccato. E io sono inesperto del mondo. Quell'elfo ha guadagnato dei soldi, impicchiamolo. Più o meno. Siamo in Alabama. No, di solito più o meno, perché di solito è quell'elfo, impicchiamolo. Siete neri con gli occhi a mandorla. Esatto, siamo una mistura razziale. I negri. Esatto, in Alabama. Ecco, sì. Quindi è proprio il peggio che poteva succedere. Quindi di solito non è quell'elfo ha guadagnato dei soldi, impicchiamolo. È quell'elfo, impicchiamolo. Senti, ma se invece sfruttiamo gli alcolici del nano per far ubriacare la gente e poi la rapiniamo? No, non è cioè, quello che fa il nano normalmente, tra l'altro. Cazzo, capi le idee! Bravo, hai imparato. Mi sento!
Ah, rimaniamo qui a lustrare sto bancone, va? Io mi sostituisco. Tanto non viene nessuno. Dici, ci puoi spepecchiare. Domanda. Io cosa ho trovato sul cadavere? Ossa. Sul cadavere del... in effetti, la pistola quanto è? Beh, due pistole. Oh. Due pistole, proiettili, polvere da sparo, una spada. C'è il capitale di sopra. Per noi, sei tipo... Il GPS. Esatto, per noi è un anno di... No. È una RAL, praticamente. È un anno di reddito. No, RAL è andato alla torre dei magi. Esatto. Se con una pistola è un anno di reddito tuo. Ci sono documenti, sì. Altro? Di più. Di più. No. Documenti non ci sono, c'è il pendaglio di Sigmar che è d'argento. Ma quindi non hanno un identificativo, non hanno tipo il distintivo o qualcosa del genere? Hanno il simbolo di Sigmar che li identifica come membri dei... Non si usa in questa città andare in giro con tipo dei documenti appresso, no? Se devi magari andare nel ducato vicino... Però sì. Per strada non ti fermano le guardie e ti chiedono dei documenti, perché... Io brucio i vestiti e il resto... E questi oggetti, apro una cassaforte nel muro, vendo una scatola, ce li metto dentro, bigliettino, è un regalo per te, smonta i fondi. Ogni pistola sono 5 monete d'oro. Non mi interessa a me direttamente, è un... Io scrivo la prendo e la metto via. Te l'ho detto, altro che un anno di stipendio. Eh sì. 5 monete d'oro è quasi la Stamberg. Nel senso di la taverna dell'anno. Sì, cioè... esatto. Ragazzi, cioè, è una pistola. Non ce ne sono cioè, l'universo di Warhammer è un universo in qualche... cioè, che ha qualche lato poco tecnofantasy, c'è un minimo di tecnologia, ma comunque una pistola è una pistola. No, immagino... ma poi, okay, anche se ce l'hanno, la pistola la trovi in giro, secondo me, tipo uno adesso con la Tesla. Sì, esatto. Cioè, è rarissimo, deve avere un pacco di soldi. Però in genere, sono i templi che hanno un cacciatore di streghe o due ogni tempio che, quindi la sfiga cui forniscono gli strumenti. La sfiga è che è talmente specifico come equipaggiamento, vedi anche il simbolo di Sigmar, a meno che non lo sciogli nel momento in cui la usi e qualcuno ti vede, è facile che ti sgamano. Perché? Magari al mercato nero trovi qualcuno che la compra, certo. Però c'è sempre il rischio che poi risalgano a te. Vedi che la prima cosa, senti neanche saperlo, prima cosa che ho fatto. Vabbè, comunque sia, il ratto ha parlato di un capo degli Skaven che sta in mezzo alle fogne e che vuole distruggere tutto perché loro conquisteranno. Quindi io non voglio essere qui quando gli Skaven conquistano tutto. No, sono d'accordo con te. Sta tornando su, pulendomi le mani. Dobbiamo convincere qualcuno. È tornato dal retro. No, noi siamo stati incaricati di andare giù e squartare tutto, quindi no, dovevamo raccogliere prove. Sì, ma poi quell'altro è sparito, quindi io direi andiamo giù e raccattiamo tutto il bottino possibile. Se troviamo delle altre pietre verdi, vendiamole. Tu non hai capito. Gli Skavens salgono su dalla città. Quindi li aspettiamo? No, quello che dico che se li facciamo ubriacare li rapiniamo. È un po' la risposta a tutto. Quindi chiudiamo tutti i buchi in città, l'unico lo lasciamo aperto è una cantina della taverna, così vengono tutti su qua. E poi date fuoco alla taverna. Prendiamo fuoco alla taverna. No, quello no. Con tutto quel brandy. Dai, ma sei diventato abbastanza ricco, Pintus. Quando mai? Ma Pintus, intanto dopo qui non ci viene più nessuno. Comunque, sapete che siete due elfi rincoglioniti, cioè avete le orecchie a punta e non sentivate che stava ancora respirando. Ma chi? Il cacciatore di streghe era vivo. Ma si era avvelenato. Ho capito, sì, ha avuto un attimo di collasso, poretto. Ma non è abituato al sangue. Io non sono mica un medico. A me sembrava morto. No. In effetti nessuno si è avvicinato a me. E fu così che scopriamo che in realtà era vivo e l'hai fatto pezzi lo stesso. Ah, quindi adesso... Io sto bene! Ah! Ho detto che sto bene! Chi ha ucciso chi? L'ho fatto riprendere con i sali, gli ho dato un po' d'acqua. Pensava che mia nonna fosse morta nel sonno, andato seriamente. Via. Ah sì, è proprio un racconto plausibile. Perché è più plausibile che voi abbiate portato un ratto che ha ucciso un cacciatore di streghe? Beh, almeno il ratto c'era. Non lo vedo. Pipintus, io ho capito che cosa vuoi fare, ma tanto la taverna è rovinata lo stesso. Esatto. Non ci viene più nessuno, vedi? Ci vieni
Da quando hanno appeso un cadavere fuori dalla porta, sai com'è. Ecco, quello è un po' problema. Io penso che è meglio bruciarla per prendere i soldi dell'assicurazione. Da no. Quando hanno visto un cacciatore di streghe entrare, soprattutto, non entra più nessuno. Basta non vedere più un cacciatore di streghe. E qual è il problema? Molto tempo. E ce ne sono tante di locandi. Sentite, vi faccio una proposta. Scendiamo, sgominiamo, diventiamo gli eroi della città, ci coprono di soldi, poi ognuno per la sua. Fai tu le locandine? Quale locandina? Perché eroi della città. Per pensare alle locande e le locandine. Ma non ho ancora parlato di locandiere. Locandina o locandiera? Vabbè, locandiera nanica, io non voglio neanche vederla perché è un obbrobrio. E chi ha detto che me la prenderai in nanica? Magari mi piglio tu mamma. Guarda, se non se la fosse già presa un altro. Non sono geloso. Vabbè, se la trovi, dille che mi deve dei soldi. Non è un po' importante chi la prende, l'importante è chi la dà. Lei, non io. No, dico, se andassimo giù... Dove? Saremo molto a rischio. Però meglio che non lo so, io sto trovandomi continuamente ratti dentro casa. Quindi bisogna fare qualcosa. Pensate alla fine, festa. L'imperatore che ci premia per aver sventato l'invasione degli Skaven. Oro. Gogna. Noi gogna. Io su una nave bellissima, 16 cannoni per fiancata. 32. 16 e 16. In tutto, 32. Io e te per i mari. Ma non ci voglio andare in mare! Ma cosa, torni nella tua forestucola? Ma perché no? Non c'erano i ratti, non c'erano... C'erano un sacco di archi. Vabbè, se volete scendere chiamatemi, se no io sto qua a lustrare il bambino. No, io sono d'accordo, andiamo. Io metto fuori la testa della locanda. Non c'è nessuno. Ma vedi che la strada c'è gente che si tengono lontani dalla tua locanda. C'è qualcuno che riconosco? Beh sì, la gente della strada è sempre quella. Oh, cazzo fate, non entrate? No, mia moglie non vuole che beva questa settimana. Dice che la luna di la Morslib porta sfortuna, quindi... E da quando è che sei sposato? Ieri. Non ti ho invitato perché è stata una cerimonia solo tra pochi intimi. E chi comunque, è tua moglie? Scusa, mi sta chiamando, devo andare. Vedi che si è lontano. Sì, cara, arrivo. Chiudo. Sì, forse potremmo andare di sotto. È meglio di rimanere qui per sempre. Nel frattempo... Io, se vogliamo fare cose brevi, poi mi dice dove in caso possiamo fare discutere, vado al cimitero, chiedo di... Mastro Pintus. Quando non c'è, mi accorgo che non c'è, chiedo ancora di più in giro, anche un po' vicino, e se ancora non c'è, cioè, cerco di procurare allarme. È sparito, potrebbe essere stato preso dai ratti, bisogna controllarlo, era con un cacciatore di streghe. Sì, nessuno l'ha visto. Giusto. Quindi fai una bella prova di fellowship. E Guile, hai qualcosa cioè, charm? Devo proprio leadership. Andare a diventare eroe della città, perché altrimenti no, mi per tutta la io voglio spingere la gente ad andare in giro a cercarlo, sai, tipo le fiaccolate nei boschi. Ok, allora sì, tipo a Springfield quando devono bruciare qualcosa. Perso. No, quando vanno a cercare Barnes. Esatto. Vi porto amore. Ma te dove ci porto amore? Bruciatelo. Dai altri due bianchi. Il trattamento. La difficoltà è 2. Ok, Viserys è stato anche citato nella prima puntata di Warhammer con la colata d'oro in testa, giustamente. La colata d'oro in testa. Mi sembra giusto. Madonna, sono 5 successi. E schiaffo. E non ci sono molte persone all'interno del sì, tempio, cioè, però più che fino a quello dico. Potete andare a chiedere a quel vostro amico che sta al porto, quell'altro che sta dall'altra parte. 4 chierici sono più chirichetti che altri, sì, no, ancora più apprendisti di te, però escono e iniziano a andare a informarsi. La descrizione è sua e di Mastro Clemens. Esatto, e in lontananza, mentre questi chirichetti si allontanano per le strade di Aldorf, vedi anche quel mago d'ametista che... era venuto alla taverna l'altro giorno, Egon. E mi avvicino. Vedi che ha la faccia preoccupata e dice: ma è scomparso il vostro compagno?
Oh, Mastro Pintus, sì, purtroppo Mastro Clemens, un cacciatore di streghe, è stato ucciso da uno dei ratti nella locanda. E Mastro Pintus mi hanno detto che l'avrebbe portato al cimitero, forse ho provato alle guardie e non riesco a trovarlo. E visto che noi ne abbiamo uccisi altri, in cui uno era anche un incantatore, con questa... Tra l'altro il bastone con la pietra verde, ce l'avevo io. Stai girando con un bastone quindi con la pietra verde. Me ne ricordo adesso. Io ho dato una bastonata con il bastone con la pietra verde. Dico, io non mi sono accorto. Peraltro è una cosa bellissima che è quello di cui ti dimentichi, cioè con un personaggio come quello di Roberto, quello di cui ti dimentichi... Fa parte del PG. È in game. Esatto. Esatto. È bellissimo. Cioè, non so se... gli avvicino il bastone. Qui c'è il bastone che usava quel ratto grigio. Forse è meglio, mi sono ricordato adesso, forse è meglio, sarebbe stato meglio consegnarlo. Vedi prima. Che lui allunga la mano tenendola con il mantello sopra, dicendo forse è il caso che lo prenda io. Ah sì sì, gli do il bastone. Ah sì sì. Lo tiene un se po' lontano da se stesso. Se poi non gli dispiace, tengo a quella tunica, se poi in futuro, magari quando ci rincontreremo. Sì. Sì, vi è una pietra bella grossa, più o meno la testa di un bambino. Vi donerò un'altra tunica. A un certo punto si è rivelata di luci strane quando lanciava in cantesimo. È l'unica che avete trovato, vero? Quanti due dadi blu? C'ho Fan Club! Dammi anche tu lo stesso. Ah sì sì, perché dei momenti topici di Fumble. Sì, credo che ce ne fosse una sì, nelle fogne, dove c'è il cadavere di quello dei ratti, vicino alla locanda. Ah, no, non mi mordo il labbro, Stefano. Comunque, il problema è questo: Mastro Pintus è scomparso con il cacciatore. E non... mi sono molto preoccupato per lui. Lui guarda un attimo il bastone, spezza il bastone in modo da tenerselo alla testa e lo infila in una sacca di cuoio. Ma è suo. Mette la sacca dentro un'altra sacca. Esatto. La sacca dentro una scatola. Ci faccia quello che vuole. Forse è il caso che andiamo a cercarlo. Sì, mi sembra. E se veramente avete abbandonato una di queste pietre nelle fogne, è il caso che non resti lì. Oh, beh, sì, Mor mi aveva lasciato un segno, forse è quello di recuperare la pietra. È proprio dove c'era il segno. Venga, la conduco io. Vai. Ogni tanto lo porti le veggenze, passato e futuro si confondono. Lo porti prima alle fogne o. Lo porto prima alle fogne, dove c'è il simbolo di Mor che ho studiato per mezza giornata. E lì c'è la pietra. C'è la pietra quella che hai tolto di mano da Dan. Gliela faccio prendere. Anche questa vedi che la prende praticamente molto da lontano con una specie di tenaglia di oh sì di sì, penso che sia molto utile, non come compagno Dal che l'ha toccata. La mette nella saccoccia di cuoio anche quella. Gli elfi sempre più rovinati. Grazie, pare che stia passando oltre partisan, e poi lo riaccompagno di sopra, prima però tenendo un paio di minuti facendogli vedere il simbolo di Mor, chiaramente è un corvo. Lui guarda, ti dice effettivamente assomiglia un po' al corvo, mentre qui assomiglia alla falce che rappresenta la luna di Mor, che è il simbolo di positività e negatività nella morte e nella vita. Si vede che siete uno studioso migliore di me. C'è Lecchino. No, è che anche lui ci crede veramente. Che gruppo di strafatti. Porta sfiga anche lui. Oh, per lui i miei sono tutti presagi. Vero. Esatto, invece lui proprio dà delle sentenze. Cioè, la differenza tra mago e chierico. Giusto, esatto. Perfetta. Vedi il colpo. Perfetto. Ma... E poi li porto sopra. Sopra... La locanda. La locanda. È perché stiamo cercando Pintus. Voglio allertare loro. Torna alla locanda e... Stiamo facendo armi e bagagli, probabilmente. Mi state preparando. Ah, ma c'è anche lui? Razioni! Mastro Pintus, ma là siete qui! Perfetto. E tu dove cazzo eri? Sono venuto a cercarvi prima alla caserma, poi al cimitero. Perché? Beh, dovevo dare l'estrema unzione al cacciatore. Perché? Beh, per forza. Perché? Dopo essere stati vicini, è stato vittima di un incantesimo... Pregno di caos. Quando? La sua anima deve andare a Mor. Dove si trova? L'avete portato all'altro cimitero, quello fuori dalla città? Ma si è portato dove voleva lui. Beh, ma che bel dialogo. Si è rianimato. Si è rianimato. È diventato un non morto. Si è rianimato. Guardo allarmatissimo il lago di Ametista. Ha detto perché più volte dico quando lo dico io una volta. La situazione è molto più grave di quanto pensassi. Perché?
Perché di solito quando i morti camminano la fine del mondo giungerà. Mastro Pintus, di solito allora, i morti ascolti, non dovrebbero camminare, avrebbe dovuto allertare le guardie. Chi cazzo è morto? Si chiamava Crosta e ci ha detto che c'è un capo degli Skaven al centro della dei tunnel e delle gallerie che sta organizzando la conquista del mondo degli umani, perché loro hanno visto la vostra fine. Giusto per prova, questa è la testa di uno di ma non è importante questo adesso! Come no? C'è uno morto in giro per Aldorf! Nel tuo cervello, disgraziato! Ma quale non morto? Davvero, dobbiamo andare a cacciarlo! Dov'è il non morto? Mi viene da bambettare anche a me! Ma Stupintus, l'avrà visto voi? Fammi bere! L'avrà visto in giro, no? Che il cacciatore si era andato, era morto. Ma quando mai? Oh, non era morto? Eh no! Ah, e dove si trova? Che ne so, ti sembra uno in grado di fermare un cacciatore di streghe? Effettivamente no. Cioè, ma compagno, io se fossi un cacciatore di streghe... Compagno Dan ha detto che era morto. A me sembravamo morto. Avvelenato. Si è schiantato a terra, è stato allenato, è stato addestrato come una schiappa, probabilmente non ha retto a puzzo. Compagno Dal, puoi farmi vedere il punto dove è morto? Ah, sì, certo. Dove non è morto? Ma proprio qui. Lì invece c'era il cadavere del ratto. E su invece dove c'è si è pisciato addosso? Beh, però ha un onore del vero, non l'ho visto morire, la colluttazione l'ha vista lui, sono sceso che era già giù per terra. Guarda, esattamente qui. Vado sul qui punto. È proprio il punto dove è finita la sua faccia dopo l'esplosione dello scavo, perché hanno fatto esplodere giusto per avere un segno di morno, più che rintracciarlo voglio sapere è una questione che devo continuare a proseguire, è una... Ok, mentre lo fai senti la mano del mago che si poggia sulle tue e ti guarda con degli occhi molto dolci e no, l'amore. Voi vedete che ha gli occhi chiusi. Questo è l'altro gioco. Scusa. Lamentations of the Flame, esatto. Cleric. fai una prova di osservazione mentre senti una cosa che non hai mai sentito prima. Il mago è bellissimo, qui siamo addirittura in un alto forno. Star Destroyer. Difficoltà? La difficoltà è due viola e un nero. Destroyer sì, sul fatto che sia stato. Un attimo, dobbiamo. Senti quello che sembra un vento avvolgerti in maniera molto fredda, come se arrivasse dalle profondità della terra. Quasi come se da quel buco che è rimasto nella cantina di Mastro Pintus salisse questo vento pregno di... È gelido. Schifo, tiro, perché tanto è una merda. Pregno delle voci di chiunque sia vissuto qua. Faccio un vento e vi cambio il clima. Uno svantaggio. Beh, no. No, un fallimento. Era un svantaggio. Ma tu non hai nessun tipo talento o cose del genere che lo giri, che è successo su ste cose. Io ne ho... No, ha preso un sacco di talenti, ma neanche uno è c'ho utile. Uno che mi dà due bianchi su Willpower, due su Fellowship, uno che mi ricarica le carte... Uno che recupera stress e uno che c'ha un bonus all'iniziativa. Oh. Bonus all'iniziativa era dopo. Esatto. Mi trasforma i vantaggi in iniziativa in successi. Vadi. Non senti la presenza del fantasma del cacciatore di Tom. Oh, quindi forse se n'è andato. Beh, sei andato a avvisare i suoi compagni di quello che è successo. Sasacco di pepelle d'oca. Chi? Tu hai la pepelle d'oca. Ti rendi conto che effettivamente è vero. Oh, sì, è vero. Boh. A volte mi viene anche a me così. Cagabita. Io, voi ragazzi, non vi capisco. Sentite, ma non se è... scendiamo... Scendere dove? Nelle fogne. Oh, Mastro Igor, ma... Igor, ma... Il compagno Ral è venuto a cercarvi e ha detto... che è molto che non siete presenti alla torre. Sì. Ha detto anche altre strane cose. Forse il compagno Oral voleva parlarvi di qualcosa. Beh, sì, è difficile che io vada alla torre e mi faccia vedere. Oh, è un peccato. Preferisco che i miei studi siano sul campo. Loro sono troppo legati a uno specifico posto, mentre il vento dell'ametista spira in qualunque luogo, anche i meno consoni come questo. Anche a me facevano fare un sacco di studi sul campo agraria principalmente. Non intendevo quel genere di campo. Ah.
Anch'io, la prima volta che ho cercato di rubare mi hanno fatto zappare per 4 settimane. E di quello parla. Appunto. Beh, se effettivamente il vostro desiderio è di scendere nelle fogne a cercare questo capo di cui avete parlato. Mettiamola così, non è che troverò altro lavoro fuori da qui, e qui non ce n'è altro. E poi sinceramente mi sento meglio con un arco in mano che con questo un straccio. Capo aveva gli occhi rossi? Quale? State parlando di un capo di ratti? Ne parlava il rattino. Non ha descritto i suoi occhi. No, ha descritto solo tutto il dolore che ci infliggerà se arrivano su. Oh, questo non è bene. No. È dolore. Mi sembra. Cioè, se molto volete poi crepare voi uomini e voi nani, per me non c'è problema. Io direi che noi elfi ci potremmo conservare. Che dici? Il destino degli uomini e dei nani è legato a maglie strette, ma solo i nani alla fine si dice che vedranno l'alba dell'ultimo giorno quando il mondo finirà. Ah, bene. Quindi siamo in partenza. Vedo che state preparando. Quindi bisogna rimanere qui. Non c'è qua qualche incantesimo o prodigio che non ci faccia sentire la puzza? O il naso delicato? Non è tra i miei poteri. Ma dove stiamo andando? Vedo che state preparando. Giù nelle fogne a uccidere i topi. Oh, perfetto. Più che altro, apprezzerei da parte sua. Penso sia il caso di riposare. Già che mi pare probabilmente la persona più sensata. Perché no? Sì, perché dovremmo partire adesso. Non vedo. Sì, giusto. Visto che mi pare la persona più sensata ad aver messo piede nella locanda negli ultimi giorni. Mm-hmm. Gli altri inclusi, per esempio. Che cazzo da fare? Beh, il cacciatore di streghe non era male prima di andarsene. Opinabile. Così senza salutare. È stata anche un po' schiappa mentre eravamo giù, se vogliamo. Ripeto, addestramento sifolo, Linguaggio nanico. Stretto. Credo sia difficile utilizzare quelle cose che usava. Quelle pistole. Quelle pustole poteva imparare a usarle meglio. Pistorino. Io credo che se stiamo nelle fogne più di un giorno, le pustole le avremo tranquillamente in abbondanza. Oh, conosco delle erbe che sono fantastiche. La domanda era, nel qual caso... Se siamo sopravvissuti, me le fai provare. Le erbe con le pustole? No, le curano per le pustole, Mastro Pintus. Okay. Mi dica, Mastro Pintus. Apprezzerei una lieve collaborazione nel... Ho notato, come dire, del disagio qua attorno nei confronti della mia locanda. Mm-hmm. E già che tengo questi giovani disgraziati lontano dalle strade, è colpa della gente. Sarebbe apprezzabile far girare delle voci un po' più positive. Ecco. Dopo un anno di lavoro per te, la strada è diventata un luogo bellissimo. I popolari, quasi purtroppo, Mastro Pintus, non capiscono che questa locanda è benedetta da Moro. Il suo sguardo è su questa locanda. Il suo sguardo è su questa locanda, ma non cercando di aggiungere alla sua lista. Oh, Pintus, da Moro acceso, non t'avessi mai offeso. Mi sta quindi chiedendo di mentire? No, starei chiedendo semplicemente che nel quel caso sopravvivessimo, neanche modificare la verità, di dire che ha una locanda che è gestita da persone per bene. Ma lo è. Ma io non so. Sì, la voce deve diffondersi qua fuori, pare. Non la gestisci. Davvero? Sì. Se mi darà prova di essere una persona per bene nelle fogne di Altdorf, sarà qualcosa che posso perché fare. Perché ci segue? Meno male. Sono io che vi ho indicato questa strada, mi sembra il minimo che possa fare. Non era scontato. Oh, beh, allora siamo al sicuro. Posso far notare con noi due lo sguardo di Mor sarà sicuramente su di noi. Evviva! Bebene. No, ma in senso buono. Ah, bebene. È sempre quel concetto di senso buono con te che va interpretato, eh? Dipende con che occhio guarda. Facciamo che guarda con tutto e due. Sperando che non sia. No, non conviene con tutti e due. Perché giù con la coda. Qua abbiamo una polverina che se è portata a contatto col fuoco potrebbe creare scompiglio. Non so bene come. Polvere di mais? Può farmi vedere, ma forse si sta rivolgendo al mago sbagliato. Non sono un mago dell'ordine splendente. Perché se noi riusciamo a usare quella polverina nei tunnel, li facciamo, cioè, hai capito, tutti cotti nello stesso momento. Ripeto, posso provare a capire una voragine che si apre nel centro di Altdorf.
Però... c'è Pintus che per un attimo fa: ma perché tutti i miei dipendenti devono spifferare i cazzi miei al primo stronzo che entra in locanda? Tu non lo sai, io ho spifferato. No, beh, la volta prima con... no, ma quindi... che cazzo, tutti, eh? È perché stai leggermente sui coglioni a tutti. A me no. ma tu hai un altro problema, è demenza. Sì, esatto. No, è si chiama onestà e trasparenza. Va bene. Che non una persona che e fiducia nelle istituzioni e nel grande martello di Sigmar. Purtroppo in questo, cioè nel presente è sinonimo praticamente. Vedi, cioè, sì, esatto. È un problema. Cazzo, ragazzi, che mondaccio. Se gli fate vedere la polvere, lui prova a dare. Io gli faccio vedere dove sono le casse, poi le deve aprire il proprietario. Già che hai fatto 30, fa 31. Va bene, apro. E gli faccio vedere la polverina puzzolente. Vediamo cosa combina. Beh. Uno strafottio di vantaggi. Beh. Strafottio. Ma neanche un successo. Sì. E muore. Pure lui. Capita, È tu che ti rimetti il grembiule. Lo porto al cimitero. Il grembiule è coperto di sangue fresco. Esco dal retro col segnetto. Esatto, lo porto al cimitero. Non sapevo, ma ce l'ho. No, ma era vivo. Aspetta, devi dare l'estrema unzione. No, era vivo. Anche questo, purtroppo. Lui guarda la polvere e dice: l'abbiamo veramente fatto appena a pezzi un cacciatore di strega. Sì. Avete no. No, no, sì. Esatto. È già tanto che non ci abbiamo fatto il sapone. Aspetta. È ancora lì nella finanza. È vero. Lui spera sempre di poter fare lo stufato della serata con la gente che arriva qua. Esatto. Vieni, Todd. Lui guarda la polvere e dice: purtroppo non saprei come utilizzare questa polvere. Se fossero state almeno ossa tritate, avrei potuto creare... Ce ne sono molte nel tempio, se le servono. Beh, non è un po' dissacrante? Può essere utile estrarre la conoscenza dalle ossa di chi è passato prima di noi. Dov'è? Oh, ma non credo che nessuno di quelli del tempio sia passato dove dobbiamo. Oh, andare. Ho appena buttato un totopo. Quello potrebbe essere molto utile. Mica se sarà andato via come il cacciatore. Possiamo prenderlo. No, quella aveva proprio la testa esplosa. Compagno Dali, il cacciatore se n'è andato perché era ancora vivo. Va bene. No, giusto, è vero. E dobbiamo. Andiamo a prendere quel topo. Ma andiamo direttamente. Sì, no, giusto. Andate a prendere quel topo. Andiamo, Tom. Andiamo a prendere quel topo. E se trittassimo il cranione del topone? Ma il topone non è stato crosta. Ah, giusto. È stato col capo. Giusto. Sì. Il capo, quello con gli occhi rossi. Sì, sarà... Sì, quello brutto, sì, che vuole distruggere tutto. Però andiamo, che nelle fogne ci sono i totopi e rosicchiano magari il cadavere. Sì, sarebbe il caso. Andiamo. Mentre loro vanno a prendere il cranio... Che ho buttato in mezzo alla merda, ovviamente. Vaffanculo, potevo lasciarlo. Grazie, Dal. Le offro un caldo. Grazie. Con del tè? Non sarà necessario. Fatto tutto vuoto. Torno poi. Trovo il topo? Beh, sì. Devo fare un altro tiro di resistenza. Ok. Vabbè, ti accompagno io. Passa poco tempo e torniamo io e Alarico trascinando un cadavere puzzolente sporco di merda nel centro della torre. Tenilo fermo un secondo. Ma soprattutto trascinando sul pavimento. E gli do l'estrema unzione. Dagli un punto di favore. Già unto la perdo abbastanza. Perché sono al massimo. Che cazzo lo fai? Beh, se funziona si fa sempre. Beh, ma anche i mostri così. Certo. Poi al massimo sta a Mor cacciarli e far tormentare le loro anime per l'eternità. Già tormenta i vivi. Niente, lo trascino. I vivi. Apprezza i sacrifici dei vivi, scusa. Hai in mezzo alla stanza principale della locanda una strisciata di merda che collima in un topo morto marciscente. Io mi avvicino a te con le mani dietro la schiena. Perché la locanda sta diventando una latrina mai vista. Comunque. Io non è che voglio mettere in dubbio le tue capacità. Oh, è molto bravo. No, infatti. Lo
sai che dopo pulisci tu, vero? Ma no, basta. Ma Pippi Pintus, mi hai detto tu di buttarlo nella fogna. Oh, cazzo, sono abituato, non vi preoccupate, pulisco io e vado a prendere la mazza. Allora ti aiuto. Ti portato. Io posso evocare lo spirito di questa creatura, ma non posso lasciare la mia attenzione, perché questa creatura non deve poter tornare nel nostro mondo. Voi dovrete fare le domande. Bene. Non tu. Ah, ok. Sì, però. Non lui. Che cosa? No, continua, grazie, stai facendo un buon lavoro. C'hai la mano proprio, Vedete che allunga una mano su quello che resta del cadavere dello Skaven. E adesso sentite tutti quella brutta sensazione che hai sentito tu prima, che è brutta e piacevole allo stesso tempo. È come quando senti delle unghie sulla lavagna, ma le senti da lontano, quindi vedi la gente più vicina alle unghie che soffre. Che e stronzo un po' sei! Sono parecchio stronzo. Che stronzo la cattiveria. È come quelli che sono stati ammazzati, ma tanto tu non sei di lì. Questi si tolgono, questi si toglie. Come fai? Non può essere così tanto in stance conservativa. Perché no? Guarda anche solo Pintus. Sì, ma di partenza sei neutrale. Sì, no, in story mode. E puoi scegliere a quanto sei? Sì. Che bomba! In story mode non devi usare manovre, quindi sei quello che vuoi essere. Pensavo che da giusto sì. Si scalasse. E malgrado ci metta un po' più del previsto e rimanete lì un paio di minuti mentre lui mormora questa cantilena e sentite l'aria diventare sempre più fredda fino a che non vedete il vostro respiro farsi vapore davanti alla vostra bocca. Vedete poi due zampine aggrapparsi al ventre del ratto e farsi strada come se qualcosa si stesse sollevando. Vi guarda e fa... Avevamo detto che Crosta non sarebbe morto. Noi l'avevamo detto, qualcun altro non l'aveva detto. Non erano questi i patti, orecchie e punta? No, noi avevamo fatto un patto e il patto era stato rispettato. Poi il secondo patto tu non hai voluto farlo, poi è arrivato il cacciatore di streghe e ti ha sparato in faccia. Sfigato. Spero che la tua anima venga divorata dal ratto cornuto alla fine dei tempi, che tanto... Sarà molto presto. Oh, guarda, c'è una lunga lista di gente che deve divorare la mia anima, quindi... Se vuoi possiamo fare un altro patto, però. Lasciatemi andare. Qual è il patto? Il patto con il morto? Fagli le domande e basta, no? Ma si è animato il corpo? No, è solo lo spirito. Ma lo vedono tutti? Sì. Allora io mi avvicino, cercando di pulire di fianco al corpo, poi mi rendo conto che il corpo è ancora lì, e la torno a pulire. Piccolo un potere della metisa che si chiama parole finali. Piccolo topo. Ok, faccio l'estrema unzione. No. Dovresti parlare con noi. Ho parlato prima e il risultato non è stato molto piacevole. Non hai parlato con noi. Sì, ho parlato con voi. Hai parlato con lui. Siete tutti uguali, è difficile capire con chi ho parlato. Io sono... Vabbè, anche voi topi siete tutti uguali, però noi sappiamo chi è Crosta. Crosta si vede che è forzuto. Tu evidentemente sei stato già prescelto dal ratto cornuto e i tuoi occhi sono malati di cataratta e non sei in grado di vedere che Crosta non è forte, Crosta è intelligente. E chi ha detto che era forza fisica? Una ciccicima. Fai una prova di charma. Talmente intelligente che è stato catturato... Si è fatto catturare apposta. Mi sono fatto catturare apposta. Sì, per entrare nella nostra base segreta. E ho ucciso il vostro più potente guerriero. Charm è... Gael. Non ha giocato un tiro. Io lo rispetto un po', cazzo. Oh no, non è morto. Gael. No, Charm. Non è morto, se n'è andato sulle sue gambe. Ha visto il suo spirito poco fa. No, non c'era, ti sbagli. Sono sicuro di averlo visto. Quegli occhi pieni di odio per me. Dice cose irrazionali. Dobbiamo parlarci veramente? È giusto. Bene. Soffro uno stress.
e mi prendo un bianco. Ok, tieni, te li do tutti e due. Un bianchino, ok, che rilassa. Ricordati che puoi anche trasformare dadi blu in dadi verdi as you wish. Che non è male. Quanti ne hai finché ne hai da trasformare? Guarda, l'unica cosa che può succedere è che ci metti di più, ma chi se ne frega? Perché non siete in combattimento, quindi non hai quello che ho appena detto un attimo fa. Tutta la vita. No, pensavo fosse anche per le action. Fai due successi con un viola. No, è per tutte le azioni. Cioè, anche questa è un'azione. No, dai, un successo e... Che successo? Zero successi? Non visto. Un vantaggio e... Tre svantaggi. La miseria. Quando tu gli dici che... Che ho detto che era forza fisica. Il Crosta ti guarda e ti fa... Piuttosto... Voi siete quelli che avevano la forza fisica e che mi hanno catturato e non vi siete accorti che mi sono fatto catturare e che ora uno di voi è morto. Ma io sono anche disposto a non uccidere nessun altro di voi. E credimi, posso ancora farlo. Forse è il caso che tu inizi a uscire da qua e a camminare il più lontano possibile finché non tornerai nel buco delle montagne da cui la tua famiglia è giunta in questo luogo dimenticato dagli dei del caos, ma che presto torneranno e il ratto cornuto diventerà uno dei signori della rovina. Crosta, vedi poi quello lì di fianco con lo spazzolone? È un discepolo di Mor. Mor è solo un altro delle vostre misere divinità, non ha nessun potere sugli Skaven. Non il ratto cornuto divorerà anche lui. Però noi abbiamo il tutuo cadavere, ci potremmo divertiremmo molto, dato che il tutuo spirito è ancora qui. Quindi, guarda un attimo. Se vogliamo. Prendilo a calci. Calcialo. No, io parlavo del tuo spirito. Non puoi fare nulla al mio spirito. Io no, ma lui sì. Questo fai una prova di intimidire. Aspetta, prima del... Io ovviamente lo posso aiutare, ma non sto ascoltando. Gli faccio il Twisting Word. Twisting Word. Esatto. Che gli fa dire, per fargli dire qualcosa di estremamente imbarazzante, che lo imbarazzi quindi per averlo detto, e gli faccia abbassare le difese. Ed è una prova di... Guile contro disciplina. Ok. E mi servono altri due verdi, grazie. Uno gialli, giallo, bianchi. Hai un numerino di fianco a fellowship. Insomma, intimidate strength. Sì, a meno che non hai questo. Giallo. Un bianco. Questo te lo fa fare con fellowship. Non ce l'ho. Scusate, una cazzata. Miseria. Da quello che hai capito, questo non è effettivamente. C'è proprio un cervello. Scemo. È buono. C'è una stella della morte. Allora, intanto tira un altro giallo perché c'è il martellino con il più e tiri un dado in più. Buono. Oh. Allora, queste due ne parliamo poi. Perché coesistono teoricamente, non è che si annullano. Esatto. Due successi. Però ci metti un bel po' a tirargli fuori qualche cosa, quindi voi vi annoierete un pochino. Vabbè. Semplicemente gli faccio veramente il mio obiettivo era fargli abbassare le difese per la sua intimidazione, quindi visto che stava andando in vantaggio lui nel dialogo, fargli abbassare la cresta. E si becca un nero e... per qualsiasi cosa sociale. Ok. E io mi becco un bianco per qualsiasi cosa sociale. Ah, i figli della pietra come te non possono capire che il loro tempo è giunto, e quando noi finalmente invaderemo il castello dell'imperatore, ormai siamo quasi arrivati, manca pochissimo. Giro il corpo, non so se è effetto sulla spina. No, nessun effetto.
Manca pochissimo, qualche giorno ancora e finalmente entreremo nelle stanze dell'imperatore. E il suo corpo verrà divorato dai miei figli e i figli dei miei figli, e sono molti i figli dei miei figli, sappilo. Mentre sta facendo, mentre sta dicendo sta invettiva, io sto picchiando sulla spalla di Alarico. Sto spostando il corpo e spazzando sotto, dietro di lui che è semitrasparente, immagino. Sì, non è quindi dietro si vede me che sto pulendo con la scopa e le sue minacce sono un po' meno. Cosa? Non hai un modo per controllare questo stronzetto? Oh sì, ho finito. Per cosa ha detto? Ablaterato come un ratto. Non ho ablaterato. E finalmente vedrete che le mie parole saranno vere. E provo a fare qualcosa. Provo a fare uno stunt. Fate qualcosa! E voglio usare Piety, che è la mia santità, per farlo stare zitto. Al mio shh. Quindi stunt non scrivi in unusual way. Piety 5 giallo 3 bianchi. 5 giallo 3 bianchi. Grazie. Difficoltà standard. Ah no, lo stunt gemme discretion. Vabbè, allora no, contro la sua disciplina ci sta. Che comunque. E mi prendo un dado bianco dal gruppo. E spendo uno di fortuna. Magari perché fa una cosa un po' prolungata. Mi sono stato star zitto. Usti due stelle del caos. Ma porca troia! Ma stiamo tirando malissimo. È veramente vero. Tutti vuoti quelli blu. Tutti vuoti. Due stelle del caos. E nessuno svantaggio. Ah, faccio. Cosa? Sta a parlare. Muovo la bocca senza dire niente. E faccio due passi indietro dallo spirito. E lo spirito sta ridendo tipo Matley, però non si sente niente. Guardo il mago di Ametista. Il mago di Ametista ha gli occhi chiusi ed è concentrato. Ma che cazzo? Non puoi più. Mamma mia, ragazzi, interrompiamo questo strazio. Parla. No, deve dire qualcosa. Si gira di spalle, incrocia le braccia e si gira di spalle. Va bene. Io a questo punto gli provo a mettere una mano sulla testa e a fargli la mano mortale di Mor. Mano mortale di Mor! Il tocco di Mor. Mega danno. Oppure in questo caso è più veloce il velocizzare la mano di Mor. Velocizzare la mano, okay. Che è un po' metallo peraltro. Allora vado in offensiva. Si vede la lozione, perché sennò rischi di quelle bruciature. A voglia. Cos'era questa cosa? Suono, è a zero e c'è ancora il suono. Ancora è azzerata la diretta. Siamo ancora in diretta sulla diretta. Beh, teoricamente è quello per far morire uno quando ha subito una ferita critica. Per farlo morire più velocemente. Non c'ha check, quindi dimmi tu cosa tirare. Willpower. Perché sì. Voglio mandarlo a morra. Io ti ho dato X dadi, ma non so se sono. Dammi un altro dado sì. E 5 bianchi. Un altro dado di che? Blu? Ah no, scusa, così? Un di 20. E 5 esatto, bianchi. Dagli roba. Un da brodo. Un da brodo della strada. Esatto. Ho messo 6 bianchi, di fatto, lascio. Lasci. È solo contro lo spirito della creatura. E comunque minchia. No, non è un buon tiro. Sono 3 successi, un vantaggio. Con il vantaggio che faccio, vai a Mor. E gli torna la voce. E vedete l'anima fare: no, Mor, no, io devo andare. Lui ti giudicherà. Lui che sa e tutto scompare. Giudicherà la tua anima. Mentre se ne va via tutto meglio. Che cazzo, non vi posso la lasciare un po' poco. Avete ottenuto delle informazioni utili? Niente! Sì! Non so cosa, ma sì! Sì! I tunnel li stanno scavando verso la residenza dell'imperatore. Non ci crederanno mai! Vogliono salire direttamente nella residenza dell'imperatore e uccidere l'imperatore. Ma non ci crederanno mai se andassimo a dirlo! Ma se noi passassimo da sotto non dovrebbero crederci, sventeremmo il piano ancora prima che l'imperatore lo sapesse. E ci copriranno d'oro,
e io potrò comprare una nave e voi sarete tutti il mio equipaggio, no, tranne il nano. Oh, purtroppo oh, nessuno ci coprirà d'oro perché faremo le cose in segreto e senza che nessuno lo sappia. Per proteggere la povera gente. Ah, ma è tipo non ho noi. Quindi io non posso diventare ricco. Compagno Butalion, nel momento in cui avrò i soldi te la regalerò io una nave. Oh, grazie. Ha detto per sì che sei... Potresti venire a fare il sacerdote sulla in nave. In cambio ti chiedo, sì? Se non dovessi venire con te sulla nave, sì? Invece di buttare i corpi in mare, di portarli al tempio. Beh. Va bene, li condanniamo. È tempo che tutte le povere anime perdute nei mari tornino a morte. Va bene, quindi ti farò delle infornate di schiavi e te li mando al tempio. Beh, scusate. Sì? Dimmi. Forse non era fa niente. Quanto li pagate al chilo? No, beh, non pagano. Ah, gratis? Beh, se non li porti, poi morti giudica. Ah, ho capito. Allora prima li consumo e poi te li porto. Dimmi. Beh la come è vista la necrofagia? Non buona. Oh, guarda, la necrofagia non è vista bene. Come la necrofilia, la necromanzia, la necrofagia. Li faccio lavorare fino a consunzione e poi te li porto, capito? Oh, se ne è diritto. Li faccio remare. Ma io... Visto che dobbiamo andare a fare questa cosa per sì, pericolosissima, e c'è qualcosa di che dobbiamo fare prima per prepararci? Magari... Sì, riposare. Beh, quello sì, sì, però... magari... Anche perché poi i poteri si ricaricano, se no non andiamo mai più a dormire, ve lo dico da adesso fino alla fine della campagna. È vero. Perché qui in teoria non c'è, a meno che non ci inizia a dare fatica lui. Io... Già iniziamo così, siamo andati due volte nelle fogne senza mai riposare praticamente. No, la prima volta venite a dormire. Riposato, sì. Vero. Comunque, ma magari ancora un po' di antidoto, io ne avevo fatto un po', magari farne ancora... C'è un antidoto per le mutapietre? Non credo. L'unico antidoto per le mutazioni è la morte. Che cos'è una mutapietra? Oh, quella verde che hai toccato prima. Ah, quella che ho preso io, sì, prima. Perché cioè, avete tutti questa avversione? Perché sono letali. Potenti. Sono letali. Sia attivamente che passivamente letali. O ti uccidi direttamente la pietra, o ti uccidono se ti trovano con la pietra. Beh, ma perché? Cioè, ho capito, mi fido, poi grazie che me l'hai fatta. Buona. Conosci il caos? Nessuno vi ha mai presentato. Sì, certo, cioè, ne ho sentito parlare. La mutapietra è caos fatto solido. Ecco, come le donne. Cade dal cielo, nelle piogge di fuoco che divorano le terre a nord. Diverso da dalle donne, allora. Dal giorno e gli Skaven venerano queste pietre come se fossero le lacrime del loro dio cornuto. Ma perché lo offendono? Chi? Il loro dio. Perché? Cornuto. Ah, perché il suo nome è perché ha le corna. Ah, perché c'era proprio. Sì, il topo con tautologico. Le corna lunghissime. Il toro. No, credo che sia chiamato Didio cornuto. Che sì. Finiamola qui. Questo di cazzo. Mi dissocio. È sempre bello. Complimenti. Inizia a fare il tuo podcast così. Grazie. Anzi, ho spinto proprio questa cosa. Guarda, Claudio, avrei in mente che potrei fare questo. Sì, dopo. Va bene. No, ma guarda che voglio inneggiare a Sato. Sì, va bene, no, ufficiale proprio. Vai, sei stato perfettamente in ambientazione, tutto il mio rispetto. Infatti, ok. Va bene, facciamo antidoto, vestiamoci, riposiamo e poi andiamo là sotto a uccidere i topi. Sono molto contento di questa tua foga. Ok. Di solito non ho mai voglia di fare niente. Abbiamo un piano. Abbiamo i mezzi per. Sì, sottoterra. Metterlo in pratica. E non hanno i mezzi. No, vi ho già fornito più che a sufficienza armi per. Sì. Molto bello quest'arco. Oh, funziona perfettamente. Ti faccio vedere la mazza ferrata. Non è tirata così tanto. Esatto, siamo già nella nebbia adesso. Beh, spenta. Ah, quindi... Basta che c'hai soldi per il censo. Hai ragione. Sto bruciando peli di scava da due giorni. Che profumo. Quindi adesso ti stai... Che schifo. Vabbè, prendi... Ne vuoi un po' dal corpo? Prima che lo ributtiamo nella merda? Oh,
No, beh, spero di potermi permettere dell'incenso prima o poi. Meglio. Quindi, Arcimago Egon, siamo pronti? Torniamo nelle fogne un'ultima volta. Evviva! Forse questa volta senza... Per te un ritorno a casa. Non vogliamo aspettare compagno Ral? In quel momento... No, io adesso... Siccome mi stavo preparando, avevo lo scudo lì sul tavolo, lo prendo e lo schianto contro una... qualcosa. Vabbè. Cazzo. Tutta sera che la stavo tenendo questa. E mentre tu dici non dovremmo aspettare compagno Ral, senti la porta della taverna che si apre. Grande, lo sbatto contro compagno Ral. No. E il sole sta iniziando a calare, perché è tutto il giorno che andate avanti dietro dalle fogne 2, 3, 4, 5 volte. Ormai si sta facendo sera. Il sole sta calando, quindi siete contro luce, e nella cornice della porta vedete una figura tozza, un nano, identico, spaccato, spiccicato a Pintus. Si potrebbe dire un gemello. Io per i prossimi 5 minuti faccio così, guardo uno, guardo l'altro, guardo l'altro senza dire niente. Io rimango basito, cioè proprio come se mi avessero dato una pugnalata nel culo. No, beh, ti ho dato una scudata nel culo, quindi teoricamente... Che si avvicina a Cutalion e a Dal e dice, dove avete messo le mie scatole? E qua si chiude la puntata di Bumble! Una puntata più corta, ma... La puntata si chiude così, che c'è il fermo immagine su tutti loro, con le loro facce, e io sono l'unico ancora che si muove e continua a guardare uno e guarda l'altro. Mi sa molto di scena dei Griffin, sì. Sì. Per 5 minuti mentre vanno i titoli di coda, esatto. E continua a guardare. Quello che avete ascoltato... È Fumble. Ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it. Tra 3 settimane scarse. Come tra 3 settimane? Troverete anche SideQuest. Ah, ok. Sì. Ebbene, pensavo che la prossima era tra 3 settimane. No. La prossima settimana. Ma non me l'avete detto! Non vedete mai niente. Dove cazzo avete scritto stavolta? No, settimana prossima saremo di nuovo di giovedì, normale. Sì. Yes. Sabato, per chi può e vuole venire fino a Torino, poi dipende da dove partite. Se siete a Torino è più comodo. Sabato, a Torino, quello dopo, sabato, 15, il 14, 14, 14, pardon, sabato 14, 14. Saremo a Torino per il Filtri Festival a fare una puntata live di Clotos. Whee! In cui questi begli omaccioni interpreteranno gli eroi della letteratura. E abbiamo già scelto chi? Quasi tutti. Quasi tutti, esatto. Chi mancherà? Uno si sta per prendere Genea. Sì, esatto. Li ho minacciati che se non mi dicevano chi volevano fare, facevano Jane Eyre. Hanno deciso subito. È stato un ottimo modo per poter decidere. Se vi piace Fumble GDR, potete fare le seguenti cose: condividere il video, condividere il podcast, andare a lasciare delle recensioni su iTunes a 5 martelli di Sigmar o a 5 stelle del caos, se preferite. Se Zen c'è dalla vostra parte, sì, lo è. In genere è sempre quelli del caos ti ascoltano sempre. Esatto, in genere lo sono. Fanno sempre il contrario poi di quello che gli chiedi. No, se sono del caos non è detto che facciano il contrario. No, dipende. Anzi, peggio, potrebbero Slanesh ti acciaccia. È vero. Tutta la vita proprio Slanesh. Slanesh ti dà tutto quello che vuoi. Anche di più. E ti dice probabilmente, e spesso ti dice anche cosa vuole in cambio. E tu dici sì, va bene. Bello. Il campione di Slanesh, che l'ultimo regolamento che ricordo io di Warhammer, prendeva gli attacchi. Tutti gli attacchi che subiva, cioè tutti gli attacchi per cui si faceva, che gli causavano una ferita, erano un attacco in più che lui faceva il round dopo, perché se li godeva, e per ogni volta che colpiva recuperava una ferita. O lo ammazzavi o dovevi sperare di colpirlo il meno possibile. Che bello. Scatolette? Potete no, lascia lì perché sistemo dopo. Potete andare su fumblegdr.it e comprare delle cose se andate su fumble/shop. Fumble Now è il codice che potete usare per comprare i manuali di Urban Heroes, ma potete anche comprare altre cose tipo le magliette, gli orologi, i cuscini, le cavallette. Non è stata colpa mia. Esatto. C'è ancora il link di Amazon? Il link di Amazon a Warhammer Fantasy Roleplay? No, perché non è più in vendita su Amazon. È vero, hai ragione. È finito. Quindi
Dovremmo linkare Amazon americano, però non ci porterebbe soldi, peccato, quindi no, arrangiatevi, cerchiamolo. No, cazzi loro di Amazon, non loro. Poi io faccio un nano tigna con i soldi, però Claudio... Ma io devo fare la maglietta con dateci i vostri soldi, bastardi. Sì, è il mio motto, proprio mio. Il motto della casata serena è dateci i vostri soldi, bastardi. E qual è il simbolo, scusa? Un tizio che fa così con le dita, sì, una mano così e una mano così, in modo che se li guardi veloce dall'alto in basso fanno proprio i bannerman devono prenderlo e girarlo velocemente. Esatto. E quindi c'ha due immagini così, sembra tipo vecchio sketchbook lì. Se sai come si chiama la cosa dell'uccellino e della gabbia che se lo fai girare c'è, esatto, ecco quello. Non so se ha un nome specifico, non lo so, quello. Il coso dell'uccellino della gabbia, che se lo fai girare l'uccellino in gabbia. A me mi è venuto in mente che però è più adatto l'uccellino con la gabbia, quello lì, come si chiamava? C'ha un nome particolare, quello che giravi velocemente, scorrevi le pagine, sì, che ritrovavi tipo l'infeltrinelli. No, ma c'era un personaggio che era spesso quello ai tempi, almeno. Io con l'infeltrinelli, ma... non lo so. Gianni se lo ricorda. Quello fatto con la linea? No. Sì? Sì. Ah, vabbè, sì. La linea, è così. No. Sì. La linea. Ho gli sticker su Telegram della linea, sì, se vuoi. Che parlava come Pingu. Vabbè, non importa. È Pingu. Molto preoccupato. È Pingu che parlava come la linea. È vero. Come si chiamano quei cose? Flipbook. Comunque, tornando alle cose serie, Fumble GDR, QWERTY.it, QWERTY.it/associati per diventare soci di QWERTY. È una donazione mensile. Piccolina. Ma quando finalmente finirò sto sito di Fumble GDR, vi darà accesso anche all'area riservata del sito di Fumble. Vero. Con la soundboard, no. Quando sarà pronta. Cioè, la soundboard è pronta, il resto del sito no, quindi dovete arrangiarvi. Se potete parlarne dopo che abbiamo finito la puntata, magari è meglio. Ci vediamo settimana prossima in diretta su Facebook e su Spreaker. Per chi c'è, giovedì, sabato per chi c'è live da Torino, se venite poi ci beviamo una birra tutti insieme. Oui. Hey. E ricordatevi che il 24 inizia SideQuest e la prima puntata ci sarò anch'io, purtroppo, per Claudio. Beh, per fortuna! Ve lo trovate nello stream. Sì, anche perché adesso spammeremo quel video bellissimo in 8-bit che abbiamo fatto e che vi troverete nella bacheca, perché pagherò perché voi lo vediate tutti i giorni. L'abbiamo intende A. È un plurale maiestatis. È giusto, importante. A settimana prossima. Buonanotte. Vabbè.